Sono le 7 in punto, buongiorno e ben ritrovati in questo giovedì 17 agosto, dunque un'altra puntata, un'altra mattina da passare insieme qui a Sveglia Trieste, come sempre leggeremo i giornali insieme, quotidiani, siti online, oggi ci sono, ritornano nelle edicole i giornali, e alle 8 i nostri collegamenti dalla città e non solo, e insomma gli ospiti, tra l'altro vi anticipo che nella prima parte ci sarà l'assessore Michele Babuder, neoacquisto della giunta di piazza, è molto operativo sul territorio, come avete visto, su tanti fronti. Uno di questi recentemente è anche il laghetto di Contovello, tra le varie. Dico anche alla signora, non ricordo se era Barbara, non vorrei sbagliare, che ieri inviò più mail, ha inviato più mail, che tra l'altro per l'erba alta in zona Coroneo ha già agito, almeno così diceva ieri l'assessore quando ci siamo sentiti, proprio perché ha seguito ieri mattina Sveglia Trieste. Comunque, insomma, lo ribadiremo nel corso della giornata, sicuramente lo farà anche lo stesso assessore nel momento in cui sarà nei nostri studi. Come ogni volta nella prima parte rivedremo molti servizi del nostro telegiornale. Saluto e ringrazio subito Marco Calabrese e Elisabetta Gessi, regia per l'aiuto, e poi daremo uno sguardo ai titoli di questa giornata e appunto sentiremo le vostre telefonate e le mail. Tantissime mail anche ieri, ma insomma oggi è un altro giorno, vedremo un po' che cosa succede. Prima di guardare il piccolo, ieri all'improvviso poi una pioggerellina, anche se l'avevamo detto anche guardando le previsioni, infatti nel tardo pomeriggio, attorno alle 18 circa, qualche goccia a barcola perlomeno è caduta. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso sulla zona montana, da poco nuvoloso a variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio. Sulla costa al mattino soffierà lieve borino, in giornata venti a regime di brezza, in serata qualche temporale potrà interessare marginalmente anche la pianura. Qualche temporale localmente potrebbe anche essere forte. Quindi vedete che sulla costa, quel che riguarda Trieste, le minime sono tra i 20 e i 24, le massime 29-31, mentre in pianura sono ancora più alte, tra i 31 e i 34 le massime. Come sempre, insieme diamo uno sguardo anche al meteo di 3B, che dà le previsioni ora per ora della giornata di oggi. Guardate, domenica, lunedì addirittura 36 gradi previsti, martedì 34 con punte, appunto, con punte di questo tipo, è davvero da soffocare. Questo per lunedì e martedì prossimo. Andiamo alla giornata di oggi, tutto sereno, si arriva al primo pomeriggio a punte di 29,3, come vedete, tra le 13, le 14 e le 15. E appunto c'è un parziale nuvoloso in serata e in mare poco mosso per quanto concerne le previsioni della giornata di oggi. Andiamo sul piccolo di questo giovedì 17 agosto, il quotidiano diretto da Roberta Gianni, che sceglie una fotonotizia di questo tipo dicendo il golfo più salato, in un articolo di Marco Ballico, pagina 9, che poi vedremo, e questa è la fotonotizia. Poi il titolo è: notizia più volte ribadita dal sindaco di piazza anche in diretta a Tele4, come il film di Amazon lascia Trieste più di 8 milioni nel conto indennizzi e spese dirette, manca l'indotto, entro l'anno il ritorno per girare le scene con le star, quindi John Cena e altri saranno qui per girare appunto le scene che li riguardano. Le dipendenze giovanili dai farmaci alle droghe, appello alle famiglie, ai primi posti in Italia per numero di occupati nelle imprese culturali, questo è il quadro appunto di Trieste. Velocemente guardiamo il gioco di squadra e passione, anche in un luogo piccolo possono crescere grandi idee. Pascolo, il direttivo del gruppo di Dobio Lab di Staranzano, che si occupa di musica contemporanea, sperimentale e di arti visive. Il tema è quello della cultura, di come la cultura sia un business, eccolo qui, vedete, da 2 miliardi. Andiamo avanti con le pagine, arriviamo alla benzina alle stelle, boom di accise, estate record per le casse dello Stato, a fine stagione previsti incassi per 2,2 miliardi, la finanza intensifica i controlli, riscontrate
325 irregolarità, cioè a fine stagione lo Stato incasserà 2,2 miliardi, è stato record per le casse dello Stato, appunto, no? Con la tassazione sulla benzina. Avanti tutta sul salario minimo, raccolte online 200.000 firme e il caro voli, la compagnia Unione Europea contro la stretta dell'Italia. Scrivono alla Commissione, questo appunto le compagnie europee e compagnie aeree europee, e lamentano una violazione della libertà di fissare i prezzi, ma il Ministero delle Imprese difende il decreto, è in linea con le direttive. Trump viene incriminato per il racket delle elezioni, una caccia alle streghe, dice, accusato con altre 18 persone di aver sovvertito il voto in Georgia. Il PM è stato il capo di una cospirazione di una impresa criminale. Andiamo avanti. L'India ha invitato l'Ucraina, non ha invitato, questa notizia che abbiamo dato appunto ieri, l'India non ha invitato l'Ucraina al G20, la guerra non è il focus del summit. Per Nuova Delhi l'obiettivo dichiarato è tenere i riflettori puntati sui paesi emergenti, è regolarmente convocata invece la Russia. Andiamo ancora oltre, dal mare ai laghi, le vittime di Ferragosto, una bambina di 11 anni annegata a Como, in montagna un uomo di 67 anni è morto scivolando da un pendio ripido, e poi questo lo skyline, cioè l'orizzonte di Trieste nella giornata di ieri, col mare sempre più caldo e salato, e appunto ecco uno dei titoli di apertura con la fotonotizia, temperature sopra la media, a luglio superati i 26 gradi e nel weekend Nerone potrebbe portare nuovi picchi, e li abbiamo visti soprattutto per lunedì e martedì, addirittura 34 gradi. Agosto salva la stagione nella località di montagna, ma i posti restano pochi, da Tarvisio a Sappada, presenze vicine al tutto esaurito fino a inizio settembre. Bloccati sulle Dolomiti con i sandali di gomma, soccorso da 10.000 euro, questa foto è incredibile. Quattro giovani escursionisti padovani recuperati sul Monte Rua a Forni di Sotto, per salvarli è dovuto intervenire l'elisoccorso e appunto l'abbigliamento inadatto che vedete in questa foto, i sandali che indossavano i ragazzi bloccati sul Monte Rua. Bambino tedesco ferito gravemente dall'elica di una barca a Parenzo. Il primato di Calugerà, l'isola lillipuziana che conta 35 abitanti. Poi le autorità di Sofia sfrattano l'omaggio all'Armata Rossa, scatta la protesta, rivolta bipartisan per mantenere il monumento nella sede originaria, in campo militanti di estrema sinistra e ultradestra, intellettuali divisi. E questa appunto è l'immagine, le tensioni a est con questa scultura. Vendemmia ok all'arrivo di braccianti extracomunitari, sono i cosiddetti corridoi verdi. In Italia, in tutta Italia è previsto l'ingresso di 40.000 lavoratori, qualche centinaio attesi in Friuli Venezia Giulia, la sola Confagricoltura ne ha richiesti una cinquantina. Prima di arrivare alle pagine di Trieste vedremo alcuni servizi. Crisi del mattone, la Cina trema, la crescita del 5% ora è a rischio. Il colosso dei fondi fiduciari non paga i clienti e scatta subito il timore del contagio. L'ammissione del governo, ora il percorso verso la ripresa si fa più accidentato. Vediamo ancora un paio di titoli per quanto, cosa dice Weber, il primato di Trieste per la disabilità. Poi vedremo se riusciamo a leggere appunto qualche passaggio. Ricorderete, uno degli ultimi editoriali fece arrabbiare molto il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. 8 milioni spesi in città dal film Heads of State, nuovi CIAC entro fine anno, il dato sugli esborsi diretti ma l'indotto totale superiore, ritorno in vista, e qui ancora una delle immagini dei CIAC in città. Allora, direi, andiamo a vedere appunto l'apertura di ieri, che era dedicata ancora ad alcune dichiarazioni sul fronte Pedocin, dicendovi anche come appunto ieri mattina in diretta a Sveglia ha telefonato una signora dicendo: io sono una di coloro, tra coloro che si sono lamentate, ma non c'è niente di strano dietro, era solo una questione di igiene, abbiamo detto di non tuffarsi in acqua con lo stesso vestito con il quale sono arrivate, che strisciava per terra. Sentiamo. Noi abbiamo contestato il fatto che la signora è andata vestita come quando è entrata. Io non vado in acqua in jeans, perché posso, è una questione di pulizia. Lei era presente quella mattina ed è una delle... Sì, ero presente, sì.
Questa è la spiegazione di una telespettatrice che in diretta Sveglia Trieste ha raccontato il chiacchierato episodio a cui ha partecipato. Da giorni ormai non si parla d'altro. I casi Pedocine e Marina Giulia hanno letteralmente scosso l'estate giuliana. E come Monfalcone, per domenica prossima è stato annunciato un flash mob lato donne in solidarietà alle bagnanti musulmane entrate in acqua con i vestiti. Chi invece non tollera la presa di posizione degli esponenti politici del centrodestra e delle donne che hanno avuto da ridire sul comportamento delle bagnanti musulmane è il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Ritengo sorprendente che l'amministrazione comunale e qualunque altro politico non abbia ritenuto di dover condannare le minacce alle persone, e questo è estremamente indicativo. C'è bisogno per alimentare una determinata politica che non si occupa di nulla della realtà, dei bisogni dei cittadini, c'è bisogno di creare costantemente il caso e di attivare l'attenzione su questioni che non hanno nessuna poi particolare rilevanza, perché se devo ricordare che le donne musulmane che frequentano il Pedocin in realtà da anni lo fanno, alcune appunto vestite, alcune col burkini cosiddetto, altre con normale costume. Ma ancor di più Schiavone è in totale disaccordo con coloro che vorrebbero scrivere delle regole ad hoc su come vestirsi per la balneazione. L'articolo 9 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo vieta tassativamente ogni tipo, diciamo, di limitazione all'abbigliamento che non sia appunto basato, come dire, su, dice la Convenzione, su una necessità prevista dalla legge, quindi un'eventuale legge interna nazionale che è basata sulla tutela dell'ordine pubblico, sulla tutela della salute, sulla tutela della morale pubblica o, dice la Convenzione, della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nessuno di questi casi ricorre perché non c'è ovviamente la protezione dei diritti, anzi le persone rimangono tutelate della libertà di vestirsi come ritengono, non dell'ordine pubblico, perché in realtà le persone sono perfettamente riconoscibili, no? Dal volto, non della morale pubblica ovviamente, e mi permetto di aggiungere anche non della salute, nonostante le sciocchezze che sono sentite in questi giorni da presunti esperti. Va bene, così avete sentito dal nostro servizio, sono le 7:12 e vi ricordo lo 0409778910 e la mail svegliatrieste@tele4.it. Torniamo sul quotidiano di oggi per dare uno sguardo. Ancora un passaggio che riguarda il film, aneddoti e spunti sulla trama, per le scene anche traffico in tilt e disagi, la telefonata allarmata a causa di spari e scoppi e Piazza Unità, teatro del movimento finale, questo sappiamo molto bene, merito a tutto quello che è successo nelle scorse settimane, Spaccini Sauro, gara da 6 milioni, attesa per il verdetto a fine mese, offerte entro il 29 agosto, il cantiere scolastico in via Tigor, in gran parte finanziato da risorse PNRR, durerà 2 anni, scuolabus per trasferire gli alunni all'ex Timeus. Vediamo ancora qualche passaggio nei titoli di oggi, in crescita i ragazzi con dipendenza da sostanze illegali, attenzione ai segnali. Le parole di Balestra, direttrice del Dipartimento Asugi, questo è preoccupante, eh? In 3 anni aumento del 10% del numero complessivo dei pazienti seguiti, c'è chi riproduce ricette al computer. Dunque sono in larga parte uomini, come vedete maschi, nel computo generale, e tra le sostanze illegali la... come vedete si divide per età, soprattutto sopra i 25 anni, anche l'alcol incide e molto in questi dati. Poi c'è l'esame delle acque reflue di cui già abbiamo parlato, che dà per Trieste sul fronte nazionale, cioè prima, un record di presenza di cannabis nelle nostre fognature. Coca e hashish per l'aperitivo a Barcola, un giovane denunciato. Andiamo sempre ai titoli, poi entriamo nel dettaglio. Attacchi inaccettabili alle donne musulmane, possibili azioni penali. E veniamo appunto a quello che abbiamo appena visto, e dopo sentiremo l'assessore Giorgio Rossi, che era intervenuto ieri mattina a Sveglia. Lo afferma la rete delle associazioni DASI, che critica anche Di Piazza e Cisinti, impensabile imporre limitazioni. E fondamentalmente quello che avete appena sentito anche da Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS, sul problema
dice la senatrice Roic del PD, sul problema migranti spaccature nel governo, nasce in casa con l'aiuto del papà teleguidato, poi vedremo anche questo servizio, che è una bella storia a lieto fine, di un travaglio di preoccupazione iniziale, ma insomma restiamo su questo titolo per vedere insieme anche che cosa ha detto l'assessore Rossi, che in parte mi sembra non condivida anche le parole del sindaco di piazza. Vediamo. Secondo lei bisogna cambiare le regole a livello di balneazione? Io dico di no, perché quando fai delle regole, no? Poi quali sono i limiti di queste regole, no? Cioè, non devi andare vestita o devi andare col vestito. L'assessore comunale a cultura e turismo Giorgio Rossi getta acqua sul fuoco delle polemiche. Al centro la questione Pedocin, che dopo il caso di Marina Giulia si è preso la scena. Regole specifiche per la balneazione, magari vietando alle persone di immergersi in acqua con i vestiti? L'assessore Rossi dice no. Lì c'è un discorso in cui ci deve essere da un lato un aspetto che è la tolleranza e l'integrazione. Indubbiamente sono nazioni che hanno altre culture, altre mentalità, altre anche norme religiose, parliamoci chiaro, va bene? Sulla quale non è che puoi incidere. È inutile poi fare il discorso, ma noi andiamo là e non si può fare determinate cose, invece qui noi lasciamo fare tutto. No, credo che alla fin fine ci deve essere sempre una via di mezzo comportamentale. Insomma, a differenza di tanti esponenti del centrodestra che hanno sollevato questioni di decoro e rimarcato come siano le persone di fede musulmana a doversi adeguare alle nostre abitudini, l'esponente della giunta di piazza predica tolleranza e una ricerca di dialogo per arrivare a un punto comune. Io non mi strappo le vesti se alcune persone vanno al mare vestite. Uno potrebbe dire, come andavano 50 anni fa, andavano devi vestite. Trovare un punto di incontro, trovare una quadra. Devi trovare un punto di incontro. Allora, così l'assessore Giorgio Rossi. C'è al telefono Fulvio De Grassi dalla sala operativa della Polizia Locale. Andiamo subito da lui. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno direttore, ben trovato anche lei, una felice giornata a tutti gli ascoltatori, la stessa si presenta sicuramente con buoni auspici meteo, al momento non abbiamo nessun intervento in atto, la notte trascorsa per quanto ci riguarda solamente con interventi di routine, niente di particolarmente scabroso. Il traffico, da quanto posso vedere dalle telecamere, al momento è tranquillo. Abbiamo notato un decremento rispetto ai giorni passati, diciamo prima di Ferragosto. Adesso finalmente un po' si può dire un po' di tranquillità per quanto riguarda il traffico viabilistico, anche se nutrita la presenza di turisti. A tal proposito abbiamo visto che ci sono dei divieti comunque sulle rive, dovrebbero arrivare navi da crociera, perciò attenzione eventualmente per divieti di sosta in zona. In agenda non abbiamo niente di particolarmente importante da segnalare, perciò vi restituirei anche la linea riservandomi di chiamarvi se dovesse. Grazie davvero. Grazie ispettore capo Fulvio De Grassi, buon lavoro appunto per questa giornata. Era la sala operativa della polizia locale, sono le 7:18, vi ricordo appunto anche Sveglia Trieste @tele4.it, se posso vi leggo già una mail. Qui è Pierpaolo, buongiorno, ultima mail che scrivo sul caso Pedocin, flash mob solidali, come avete sentito anche dal nostro servizio, previsto per domenica prossima. Accuse dell'ICS, sinistre pro-Islam, ci vediamo alle elezioni europee, dice Piero, quindi in polemica. Poi c'era Maurizio, per sostenere l'economia, combattere i prezzi alti anche dei generi di prima necessità, determinati da varie ragioni e al di giuste o non rivendicazioni su un salario minimo. Francesco Giavazzi, nel suo editoriale oggi sul Corriere della Sera, quindi ieri credo, no oggi, sosterrebbe che ci voglia molti più che lavorino, per cui anche molte donne. Chi in studio a Tele 4 stamattina dei pregevoli ospiti, che ne pensa di questa ipotesi? Indirizzo ventilato che è di molti che lavorano per sostenere l'economia, grazie, buongiorno. Insomma, credo che intenda dire, leggiamoci questo editoriale, bisogna, dice, bisogna che lavorino più persone, che poi vuol dire anche più tassazione, quindi rilancio dell'economia in generale, e perché significa dare più stipendi agli italiani, no? Quindi credo che sia questa un po' la chiave di lettura, però insomma, vedremo dopo se riusciamo ad approfondire. Grazie a Maurizio
che ha scritto una mail, però non ha seguito il mio invito, diciamo, ad aiutarmi nel comprendere un po' la lettura e la scrittura. Il centro città, i musei e le frasche, tappe ferragostane di turisti e triestini, visitatori con dépliant, mappe e bagagli e residenti a caccia di una rinfrescata ai sapori tipici nelle osmizze sul Carso. Grazie. Oggi allora vi anticipo che siamo con il nostro Franco Toricella, che è qua con noi. Io sono a posto, grazie, grazie veramente. Vedremo tra poco, appunto, si collegherà con il nostro giornalista sguinzagliato per la città a caccia di notizie. Una coda frizzante non priva di polemiche per il principale evento del carnevale estivo muggesano, decisiva l'analisi del filmato della gara, cioè c'è stato il ribaltone alla Voga d'Amata perché il VAR assegna la vittoria al solitario Giovagnoli, Bora al secondo posto, quindi anche se era un concorrente in solitaria, ma appunto gli è stata assegnata la vittoria. Va bene, diamo uno sguardo ulteriore a due aspetti: un Tramonti Triestini che la foto del giorno bellissima, e Opicina, un rapper palestinese, animerà musica e solidarietà. Poi c'era qualcos'altro che volevo far vedere, questo che mi incuriosisce molto, perché non è, ecco, adesso sentiremo anche la telefonata, non è la prima, diciamo, valutazione che qualcuno dà anche off the record, cioè magari non in onda, cioè che siano abbaglianti le luci della galleria di Montebello. Vi dico subito, io non le ho trovate così, può essere che sia differente per esempio per un motociclista, qualcuno che utilizza appunto lo scooter magari, e che è più vicino a quell'altezza e a quel lato della carreggiata, può essere infastidito. 7:21, vediamo chi c'è al telefono, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Ornella e vorrei rispondere al signor Rossi che ha parlato adesso. Sì. Allora, non è questione di religione, non è questione di fare una legge o cosa, e la questione è questa: già dal 1800 facevano i bagni le persone, no? E si cambiavano il vestito, le donne si mettevano anche la cuffietta, si mettevano le sue bei mutandoni grandi, lunghi fino oltre il ginocchio, si mettevano la maglietta e tutto quanto, e andava tutto bene. Però si andavano dentro al mare con delle ciabattine. Allora dico, è tanto semplice, la signora che io ho visto la fotografia che qualcuno ha ripreso, era vestita completamente, si aveva le cappucce in testa, aveva tutto quanto, una bella tutina. Io dico, non so se era con le scarpe o se era senza scarpe, il problema sussiste che i signori musulmani vogliono andare come a Monfalcone con le scarpe e con i vestiti sporchi. I vestiti che vanno in giro, come andiamo noi, andiamo al bus, andiamo tutto quanto, mi sembra indecoroso andare al mare con i vestiti che siamo stati in bus. Sì, ho capito. La questione è questa. Certo. Perciò che dovrebbe mettere il comune una legge, dovrebbe fare una legge il comune, che si può andare con i vestiti, ma i vestiti cambiati in spiaggia. No, ma è chiaro, signora, come si chiama lei, ma che non ho capito all'inizio? Prego? Come si chiama lei, signora, che non ho capito all'inizio? Ornella, grazie Ornella. No, ma è chiaro, allora intanto così lo aggiungo al dibattito, il comune non fa leggi, casomai fa un'ordinanza, fa un regolamento per quanto riguarda l'accesso, le leggi le fa il Parlamento a Roma, o nel nostro caso anche il Consiglio regionale, una regione a statuto autonomo, insomma una legge regionale. È chiaro, ormai abbiamo capito, sentito anche dalla viva voce appunto di una presente e contestatrice, definiamola così, di quanto avvenuto, quindi ricondotto a una questione igienica, appunto di pulizia, come abbiamo visto nelle ultime dichiarazioni. Prima di andare a leggere nel dettaglio questo articolo appunto del Piccolo di oggi, che vi faccio rivedere, che è agli attacchi inaccettabili alle donne musulmane possibili azioni penali, eccolo qua, grazie Marco Calabrese, farei vedere una storia, che è quello del parto in auto con aiuto della Sores, al telefono teleguidato appunto dai medici, ma di un bimbo che aveva fretta di nascere, e così è andata.
letto il bimbo nato la scorsa notte in casa con l'aiuto telefonico degli infermieri della SORES. È accaduto in un'abitazione di Trieste. Il piccolo e la mamma stanno bene. Così pure il papà, che intorno alle 3 di questa mattina, in comprensibile stato d'agitazione, ha chiamato il numero unico 112 per chiedere aiuto, dal momento che la compagna stava per partorire. Mentre un infermiere di sala ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza, un altro collega è rimasto al telefono con il padre per indicargli le manovre da eseguire per far nascere il bambino. Come detto, il padre, un quarantenne triestino, era inizialmente piuttosto agitato, e qui è entrata in gioco la professionalità degli infermieri di sala, che sono riusciti a calmare la persona che si trovava in una situazione d'emergenza, oltre a guidarla con fermezza nelle manovre necessarie e a inviare contemporaneamente da un'altra postazione i mezzi di soccorso più opportuni. Il bambino è venuto alla luce in casa senza complicazioni. L'infermiere della SORES è rimasto al telefono fino all'arrivo dell'equipaggio dell'ambulanza, che ha poi preso in carico mamma e bambino trasportati all'ospedale Burlo Garofolo per i necessari controlli. La gravidanza era a termine e per la coppia triestina si tratta del secondo figlio. Allora, sono le 7.25, ora voglio far vedere un'altra cosa. Qui ci scrivono: perché tutte le repliche dei servizi, questa replica, avete notizie della signora investita a Barco le prime di agosto? No, Alberto, rispondo così, e questo è un bel segnale, cioè come dire che evidentemente c'è una ripresa. Mi auguro appunto le condizioni di salute. Claudio ci manda evidentemente un fotomontaggio, un meme, qualcosa che circola sui social. Adesso vai, facciamoci una risata. Bagno alla lanterna Pedocin, Trieste nel 2023, come vedete a fianco delle auto. Chiaramente questo tra l'altro è un distributore di benzina, insomma non è il Pedocin anche nel fotomontaggio, e qui c'è un cammello parcheggiato. Va bene, dai, sorridiamo per quanto riguarda i servizi, e perché appunto rivediamo insieme le notizie e poi le commentiamo. Ci sono già tante mail. Walter che dice: a nessuno interessa vedere nude le musulmane, in acqua si entra con costume da bagno, sia pure il burkini, ma non vestiti da passeggio. Poi Roberto: sì sì, tutto giusto, vanno in acqua con i vestiti sporchi, e il resto delle persone che pisciano, scusate, appena entrano in acqua, però sono d'accordo con il fatto che non bisognerebbe entrare in acqua con i vestiti sporchi. Cioè, allora, se si fa una questione di igiene, la si fa a 360 gradi, quello che dice Walter, mi sembrava. Vi faccio vedere solo un flash, se mi aiuti, bravo, dal computer, Marco, audio e video, perché questo è un nostro servizio della conferenza stampa di ieri, che tra l'altro apre anche la fotonotizia del Corriere di oggi, cioè Zaia con i due granchi blu. Quante volte ne abbiamo parlato qui, insomma è un dramma non solo per la laguna di Marano, via dicendo, in regione Firenze Giulia, ma soprattutto per Veneto ed Emilia Romagna. E questo adesso, sapete, ha imposto anche degli interventi di governo, perché i pescatori sono in forti difficoltà. Ma guardate questo servizio con il governatore del Veneto. Invasivo, il granchio blu, arrivato con le acque di stiva delle navi giunte dalle coste americane fino a quelle argentine, rischia di mettere in serio pericolo la biodiversità del nostro Adriatico. Vongole, moeche e mitili in generale i suoi preferiti, ma anche le specie autoctone come seppie, orate e branzini. Al suo passaggio elimina tutto, perché da carnivoro qual è, si nutre di tutto e distrugge tutto. Ad oggi l'unico suo antagonista è se stesso, visto che è pure cannibale. Stanziati dalla regione 80.000 euro per i primi studi, e il governo ha già erogato quasi 3 milioni di euro. L'altra caratteristica, questo non è particolarmente grande, ma può arrivare fino a una larghezza di 23 centimetri, mentre la femmina arriva a 20 centimetri. Ecco, questa è una femmina, vedete che le chele qui all'estremità sono arancio rosse. Un'altra caratteristica, se riuscite un altro po', è il segmento. Questo, vedete, questo segmento a forma di T rovesciata è proprio è tipico del maschio, mentre vedete che la femmina è molto più rotondeggiante. È dalle femmine che il Veneto dichiara guerra al granchio blu, con le 300 nasse che nelle prossime ore verranno posizionate lungo i corsi d'acqua per stanarle proprio nel periodo della fecondazione. La femmina, proprio perché le uova si sviluppano a un livello di salinità maggiore rispetto all'estuario, va verso il mare. Eccole là, vedete, infatti questa fase viene detta sponge, i pescatori la chiamano di sponge di spugna, perché sembra una vera e propria spugna, come
ha detto il Presidente, riesce a deporre da un minimo di 700.000 a un massimo di 8 milioni, quindi tantissime. Ovviamente non tutte arrivano a maturità, però anche se fosse una percentuale minima, si ipotizza un 10%, comunque sono moltissime. In Veneto ad oggi raccolte 326 tonnellate che solo in questo mese di agosto hanno raggiunto la quota di 84 tonnellate a Scardovari e 29 a Pila. È impressionante, diciamo, l'invasione di questo granchio blu, sperando davvero che non arrivi a latitudini maggiori e che riguardi ancor più il Friuli Venezia Giulia. Allora, torniamo sul quotidiano di oggi, leggiamo l'articolo, continua a far discutere il caso Pedocini e intervenire nel dibattito la rete DASI del Friuli Venezia Giulia, che coordina le associazioni che si occupano di diritti, accoglienza e solidarietà internazionale. Nel mirino i sindaci di Trieste, Roberto Di Piazza, di Monfalcone e Anna Maria Cisint. Nel commentare le contestazioni da parte di alcune abituali frequentatrici dello stabilimento alle donne musulmane che volevano fare il bagno, Di Piazza aveva dichiarato: quando si arriva in un paese ci si dovrebbe adeguare non solo alle leggi ma anche alle abitudini e alle tradizioni, è il minimo che possiamo pretendere da chi arriva da noi. Per Cisint quanto accaduto è lo specchio della discriminazione femminile basata sulla violenza di chi impone anche con oltre 30 gradi il corpo coperto. Non esiste alcun obbligo per le persone provenienti da altri paesi di conformarsi alle abitudini locali e non è possibile imporre limitazioni all'abbigliamento per motivi religiosi, come previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ricorda invece in una nota la rete DASI, dicendosi preoccupata per quanto accaduto al Pedocin, dove alcune musulmane entrate in mare con il corpo coperto sono state insultate da altre bagnanti che hanno ritenuto lecito utilizzare modalità pesantemente intimidatorie e inaccettabili e perseguibili sul piano penale. La rete fa riferimento alle polemiche inaugurate da Cisint, che sembrano aver aperto strada a prese di posizione pericolose, intrinsecamente violente. Per la rete, compito di chi amministra non è legiferare in materie non consentite, ma tutelare una convivenza democratica, rispettosa di diritti, differenze culturali e religiose, avendo a cuore la composizione delle tensioni sociali, non la loro incentivazione. Sul corpo delle donne si esercitano ancora politiche di controllo di stampo patriarcale. Una lunga tradizione misogina, nel caso specifico fortemente xenofoba, pretende ancora di normare il loro modo di abbigliarsi. Va bene, allora, quindi ribalta il ragionamento, insomma, vabbè. Nasce in casa con l'aiuto del papà teleguidato, questo ve l'avevo già mostrato, abbiamo anche sentito il servizio su queste dichiarazioni, insomma, evidentemente ci saranno polemiche e non è ancora finito il dibattito su tutta questa vicenda. Sono le 7.32, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, poi torniamo con altri servizi, gli articoli da leggere insieme, le vostre telefonate e le mail. A tra poco. ...7.36, tra poco i collegamenti con Umberto Bosazzi e Franco Toricella, vediamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno, allora io passavo sabato, abito in città, in centro, passavo verso le 8 davanti alla chiesa di Sant'Antonio Nuovo e c'era come sempre un gruppo, penso, di musulmane e donne e uomini, ma le donne erano tutte intabarate, evidentemente erano qui. E i ragazzi sui 12-14 anni giocavano a calcio davanti al portale e prendevano come porta, dando pallonate, la chiesa, alla porta della chiesa. Dico, è una cosa inconcepibile. Vigili attorno non ne ho visti, proprio facendo anche fino in via Giulia non ho trovato uno da segnalare. Però se capita che qualche turista vada, penso, in qualche città dell'Arabia Saudita, prenda pallonate la porta della moschea, presumo che gli tagliano la gola. Questo, solo io non è che voglio fare una campagna, ma i vigili dovrebbero essere là, vedere, e anche non credo sia possibile far picnic sulla scalinata della chiesa. Sì, lo fanno anche molti turisti, no? Questo è vero. Sì, dopodiché, signora, purtroppo sì, ma verso sera
Ma poi in tutta onestà non mi sento di dire di non aver mai giocato davanti al sagrato della mia chiesa, anche io con i miei amici. Sì, ma pallonate sulla in parrocchia sulla portale. E quindi utilizzavano le colonne come pali. È vero, si arrabbiava, magari il sacerdote ci faceva spostare, però insomma. Era chiusa la chiesa. Sì, ma io ho capito giustamente cosa vuole dire lei. Dopodiché le ho portato anche un esempio, insomma, un po' tutti da ragazzini magari lo abbiamo fatto, però insomma si spiega che magari sì, non è. Però non i genitori dicevano non si fa. Certo, esattamente. E quei genitori assolutamente non dicevano niente ai ragazzi. Va bene, grazie signore, buona giornata. Sauro Spaccini, gara da 6 milioni, attesa per il verdetto a fine mese. Massimo Greco scrive di questo oggi sul Piccolo. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di mitigazione sismica, uno dei grandi cantieri scolastici finanziati al PNRR. Scopre le carte con quasi 6 milioni di lavori su un quadro economico, compresi IVA, imprevisti, spese tecniche, validazioni progettuali, collaudi, ricerche archeologiche di 8 cucuzze. Le imprese interessate al fascicolo Sauro Spaccini, il compendio collocato nel gomito tra l'inizio di via Tigor e via Vittoria Colonna, sappiano che hanno tempo fino alle 12.30 di martedì 29 corrente mese per presentare le proprie offerte, questo è per le imprese. Subito dopo le 14.30 le buste saranno aperte per un'aggiudicazione al volo, il che vuol dire che le opere prenderebbero il via a ottobre con una durata biennale entro la fine del 2025. Genitori e persino nonni poco entusiasti di veder trasferire le creature, non a caso il Comune tramite l'assessore De Blasio ha armato 188.000 euro su 2 anni per organizzare uno scuolabus che da Piazza Venezia porterà gli scolari nell'ex Timaeus in Largo Pestalozzi a San Giacomo, riservandosi di sospendere il servizio se per 5 giorni consecutivi l'utenza scenderà sotto il 60%, condizione non gradita dalla consigliera Dem Rossana Pucci. Cioè c'è questo bus, però se per 5 giorni di seguito l'occupazione del bus, cioè la presenza, scende sotto il 60%, viene sospeso il servizio. La civica amministrazione chiede ai partecipanti una cauzione di 120.000 euro pari al 2% dell'importo a base di gara. Questo è di nuovo per le imprese, che non ci confondiamo. Va bene, questo è il tema delle scuole e vi ricordo che tra poco ci sarà Michele Babuder. Con noi torniamo, ma in un flash, perché questa notizia l'abbiamo data veramente tante volte. Heads of State lascia in città oltre 8 milioni di euro. Le 2 settimane di riprese triestine dell'action movie si sono concluse sabato scorso con un bilancio stellare e una spesa diretta rende noto la Film Commission FVG stimabile a 6 zeri. Il saldo milionario della produzione Amazon comprende l'indennizzo per i titolari di negozi, ristoranti e bar rimasti chiusi nei giorni delle riprese, il ristoro ai condomini dei palazzi affacciati sul set, l'utilizzo degli spazi TCC in Porto Vecchio per le macchine di scena e i lavori legati agli effetti speciali. Anche questo abbiamo mostrato in diretta. Va bene, vediamo se trovo anche qualcosa di questo tipo. Hanno impegnato 520 maestranze tra microfonisti, fonici, attrezzisti. Volevo capire se c'è anche quando ritornano, ma insomma è previsto appunto entro la fine dell'anno il ritorno, perché si girano le scene invece con le star, cioè con i protagonisti. Va bene, 7.41, dammi modo solo di leggere una mail perché credo che ne siano arrivate altre. Marco, grazie. Loredana, buongiorno, è terribile che si lasci passare anche questa, tutte quelle persone, ovviamente 3/4 stranieri in acqua, a mostrare solidarietà. Cioè credo che faccia riferimento al flash mob, cioè alla manifestazione prevista per domenica prossima al Pedocin. Chi accetta e vuole questo non ama né Trieste nella sua italianità, in ogni sua completezza, in ogni sua bellezza e peculiarità. Rispetto per tutte le donne, rispetto per ogni cultura, ma fedele a questa Italia che, se mio nonno vedesse come è cambiata, piangerebbe. Contraria, molto contraria, Loredana. Scrive così ancora Walter: la tolleranza tanto cara alla sinistra fa solo danni, società civile vuol dire regole e rispetto delle stesse. Roberto, bellissimo, facciamo contenti PD e Movimento 5 Stelle, anarchia assoluta, speriamo di cavarcela. Così scrive ancora via mail a svegliatreste@tele4.it. Torniamo appunto ad altri fronti con la lettura del quotidiano di oggi e poi vedremo
vedremo altri servizi. Volevo tornare alle pagine nazionali e mostrarvi un po' quali sono le tematiche. Intanto per il turismo in regione da Tarvisio a Sappada, presenze vicine al tutto esaurito fino a inizio settembre, questo è per quel che concerne appunto il turismo un dato positivo. Il mare è sempre più caldo, leggiamo questo che riguarda appunto anche la nostra città e dopo vi farò vedere quale temperatura è prevista per il mare. A Trieste c'è un'altra ondata di caldo che incombe, temperature dell'aria a parte. L'OSMER prevede che nel fine settimana si possano toccare massimo fino a 37 gradi, anche in mare farà più caldo, non a livelli record, ma secondo un trend consolidato negli ultimi anni, ancora una volta sopra la media del periodo. L'osservatorio meteorologico regionale ha elaborato i numeri estivi sulla base di un monitoraggio quotidiano. Sulla stazione di Trieste Molo Fratelli Bandiera nel mese di giugno l'acqua ha viaggiato mediamente a 21,6 gradi, meno 0,2 rispetto a una storia di rilevazione lunga 29 anni, con un'impennata dalla prima alla terza decade. Il luglio marino è stato invece decisamente più caldo, 25,9 gradi, un grado e mezzo sopra la media, proprio come nel 2022, mentre nel 2021 si era a un più 1,9. Agosto, vediamo agosto, iniziato con temperature del mare in discesa, 25,4 nei primi 10 giorni, ma l'arrivo dell'anticiclone con temperature dell'aria in aumento e giornate soleggiate potrebbero cambiare lo scenario complessivo anche in Golfo, e questo appunto racconta il quotidiano di oggi. Vediamo se al volo riesco, aiutami Marco, mentre aspettiamo di sentire la prossima telefonata togliamo il giornale, scusami, così non faccio ballare gli occhi a tutti, e volevo mostrarvi la cartina con le previsioni per la giornata di oggi, anche, o meglio, con la situazione del mare, ed eccola qua, che vede una previsione, o meglio, una condizione a Trieste di mare 26 gradi, vedete, mentre a Grado e Lignano 26,3 e 26,6 rispettivamente per quanto riguarda la temperatura e mare calmo. 7,45, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Con chi parlo? Sono Paolo. Paolo. Io telefono per via del servizio che avete fatto ieri su Campo Ferini. Sì, adesso lo rivediamo. Prego. Sì. Se voi andate pomeridianamente ogni giorno ci sono dei bei ragazzotti di risorse, parlo, non di, che vanno con le loro belle mazze da cricket e lasciano, si portano le casse d'acqua e lasciano la schifezza che avete. Cioè dei ragazzi le dice che vanno a e giocare il pomeriggio. Succede che ci sono anche le macchine della polizia che fanno il giro del posteggio che c'è là davanti e nessuno dice niente. Mi sembra che i 20 o 30 mila euro spesi dal comune non sono andati proprio ben spesi. Guardi, adesso chiederemo anche a Babuder, ma secondo me sono stati stanziati e non spesi questi ultimi 30.000. Poi non voglio dire veramente una scemenza, sì, però. Comunque io abito a 100 metri, mi vedo che sono giornalmente, sia il sabato e domenica compresi, e non sono due o tre persone. Dopo se dormono anche dentro, questo non glielo so dire, ma che giocano con le sue mazze da cricket, si portano. E lei dice sono questi che lasciano lo sporco? Sono loro che lasciano lo sporco o sono dei ragazzi che abusivamente appunto entrano e vanno a giocare? No, no, questi vanno a giocare dentro. Io li ho visti portarsi dentro casse d'acqua, d'acqua minerale. Va bene Paolo, grazie, grazie, buona giornata. Sono Roberto, mi prepari Marco allora il servizio su Ferrini. In riguardo alla problematica del bagno lanterna, penso che il tutto si possa racchiudere in un unico e solo problema culturale, che i musulmani possano fare il bagno come desiderano, penso che nessuno si opponga, ma è la differenza culturale e quello che esse rappresentano per le due diverse culture che porta inderogabilmente a conflitti che per il momento rimangono confinati a questi episodi. Sì, ma appunto ce lo auguriamo. Grazie Roberto, al massimo esatto una cosa di questo tipo. Qui chi è? Betty? Buongiorno, non sarà imponendo i nostri usi e costumi, e in questo caso proprio di costumi, si tratta che aiuteremo l'integrazione di queste donne abituate fin da bambine a certe abitudini. Non possiamo pretendere che dal burka si passi al perizoma. Brava, per quanto
quanto concerne la questione igienica, talvolta nei supermercati entrano delle persone senza fissa dimora, certo, italiani veramente maleodoranti, che obiettivamente in quanto ad igiene mi meraviglio un po' di tanta intolleranza qui a Trieste, da sempre città multietnica. È, devo dire, molto bella questa mail di Betty, insomma, proprio perché il confronto va fatto e il confronto si fa con diverse opinioni, e quindi ognuno di noi poi, avete visto, in tantissimi anche con buon senso, magari non intervengono in diretta, magari non scrivono delle mail, ma con buon senso hanno espresso diversamente o con anche nelle nostre interviste una propria opinione. Vediamo Gianluca Paladin, ieri era in diretta proprio dal Ferrini. Vedete tutti il lavoro fatto dall'amministrazione per ripristinare l'area e rimuovere tutti i detriti, tutte le immondizie che erano qua dentro, il piazzale infatti ancora pulito, ma è arrivata in queste ore la notizia di un nuovo squarcio, uno squarcio nella rete del campo, lo vedete, è proprio questo, dove possono entrare uno o due persone comodamente e appunto riuscire a tornare dentro al Ferrini e occuparne gli stabili interni. Vedete, qui, da qui si entra nel campo, ci sono già nuove immondizie, nuove lattine, nuove bottiglie lasciate qui. Una volta entrati nel campo del Ferrini, attraverso o l'altro buco che c'è sempre stato negli ultimi anni della rete qua davanti a voi, oppure attraverso l'apertura in alto del cancelletto, si può tranquillamente bypassare la zona e riuscire a tornare all'interno degli stabili, cosa che qualcuno ha già fatto. Il piazzale, come vedete, è ancora pulito, prima qui era veramente un disastro, lo conosciamo ovviamente tramite le foto, i video e i servizi che anche noi abbiamo mostrato, ma è tornato il Ferrini preda di atti vandalici e immagino quindi di occupazione anche da parte di qualcuno che nottetempo vi si introduce. Storicamente lo conosciamo, nella storia recente questa è zona di migranti e senza tetto che entrano per trovare rifugio, per così dire, e infatti pare che all'interno siano stati trovati anche dei materassi e altre suppellettili. Un lavoro da 30.000 euro quello che aveva fatto il comune di Trieste, che insieme ai Talspurghi appunto aveva ripulito completamente l'area in attesa di questa riqualificazione, che però non è ancora partita. Rischiano questi 30.000 euro di essere una spesa diventata inutile, proprio perché la struttura è di nuovo preda di questi atti vandalici. C'entra comodamente una persona e un altro varco aperto proprio qui dall'altro lato rispetto a quello dove eravamo prima della struttura del Ferrini, l'ex stadio Ferrini, e anche qui sono ricomparse di nuovo le immondizie, quelle che conosciamo sempre, quindi bottiglie, lattine, bottiglie d'acqua, sacchetti, cibo e confezioni di varia natura. Beh, sono le 7.50, tra poco con noi l'assessore Michele Babuder, vi leggo un'altra mail. Se andassero Lausonia o Grignano 2 pagando, li farebbero entrare, si chiede Roberto. Qui intanto su Repubblica.it le ferie in barca di Meloni, nella vacanza albanese, giallo su un incontro con Tony Blair, vabbè, insomma, qua scatta la pubblicità e quindi cambia tutto. Battaglia dei prezzi, benzina, 16 aumenti consecutivi per la benzina, rincari per alimentari e voli, grazie, visto che ne parliamo da mesi degli alimentari, finalmente qualcun altro se ne accorge. 7.51, vediamo chi c'è in linea, pronto? Salve. Buongiorno, prego, con chi parlo? Io sono anche un residente a Rione di Chiarbola e volevo dire che sanno tutti quello che succede nel campo Farini. Come ha detto prima il signore, questi qui sicuramente giocano, vengono a giocare nel campo con le loro mazze da cripto, ma tutti lo sanno, è in Rione. Puoi fermare qualcuno e dire giocano pacificamente là dentro. Sono ovviamente tutti extracomunitari, perché si giocano a cricket ovviamente, poi dopo se lasciano sporcizio o meno non lo so, però questi qui non si riesce a capire anche da dove vengano tutta questa massa, perché arrivano tutti insieme, arriva una massa di gente, perché io una volta ero lì, che sono stato all'Etolito, no, a caso con le borse della spesa mi sono messo a vedere, arriva tutta questa massa, la giocano, dopo una certa ora se ne vanno, una volta dormivano dentro, perché ogni tanto che passeggiavo su ho visto, ora sicuramente non posso dire perché non so se dormivano dentro tutta sta gente. Ma a che ora succede di solito? Tutta sta massa di sì, a che ora mi sente? A che ora succede di solito? Tutti là.
A che ora? Un'altra cosa che volevo dire sul fatto di extracomunitari sì, extracomunitari no. La cosa più grave che sbagliamo noi nell'accoglienza è che a queste persone sicuramente avranno le loro regole, la loro religione, nessuno gliela potrà cambiare, però devono imparare a rispettare le regole. Sì. Mi sente? Mi sente? Pronto? Niente. Non ce la possiamo fare, va bene. Ok, è un disco rotto, non siamo riusciti a parlare, ma insomma curiosisce molto anche gli orari, insomma se avete delle segnalazioni poi girateci magari anche qualche video. Gentile redazione, in questo momento in città ci poniamo un dilemma etico, morale ma anche ed estetico, se meglio il camisone o le tette pindolo. Buona giornata Maria, scusate, ma insomma fa anche sorridere. Gino, sarebbe una cosa molto interessante, una dimostrazione di dialogo e non di chiusura, se un dirigente della comunità musulmana venisse a Sveglia Trieste. Allora vi devo dire, è chiaro che noi abbiamo cercato, insomma, credo che sia non so se all'estero ma insomma altrove, quindi non siamo riusciti a parlare con il presidente della comunità islamica. Ci riproponiamo oggi appunto di ricontattarlo. Dunque, comunque anche, era per un'intervista al telegiornale, certo, dice Gino, anche in presenza qui in studio è un'idea. Se un dirigente della comunità islamica musulmana venisse a Sveglia Trieste e da un lato spiegasse il loro punto di vista e le loro regole, così si potrebbero capire le loro esigenze e la logica che le sostiene. Ieri ho sentito una notizia, l'Arabia Saudita per costruire una grande squadra di calcio acquista anche giocatori gay e anzi invita gli stessi a visitare turisticamente l'Arabia, allora cambiare si può, dice Gino. Ribongiorno, scrive Alberto, scusate ma solo a Trieste e Monfalcone ci sono donne che vanno in acqua vestite? No, ne stiamo facendo un caso nazionale, buon lavoro. Sì, come ho detto più volte, casi simili abbiamo affrontato già negli anni in questo dibattito e molte volte in Veneto per appunto la presenza di donne vestite in piscina, quindi andavano in piscina, allora le regole come devono essere, non devono essere, insomma, quindi questo è capitato più volte. Volevo tornare solo a una notizia, dato comunque per me preoccupante, che riguarda, insomma, credo un po' per tutti noi, la nostra società e quindi i giovani, e che è l'uso di droghe. C'era appunto un approfondimento oggi dedicato dal Piccolo a queste tematiche, vediamo se riesco a trovarlo, non lo trovo più, ma insomma ci arriveremo e lo leggiamo insieme. Anzi, è qui con un richiamo in prima, le dipendenze giovanili, quindi a pagina 21, dai farmaci alle droghe, appello alle famiglie. Voliamo a pagina 21 e eccolo qua, lo leggiamo insieme perché appunto riguarda, ci sono anche dei dati, le condizioni dei giovani. In crescita i ragazzi con dipendenza da sostanze illegali, attenzione ai segnali, in 3 anni aumento del 10%, il numero complessivo dei pazienti seguiti, c'è chi riproduce ricette sul computer, cioè se le fa in casa, ecco, avete capito cosa si intende. Registriamo un aumento dei giovani, anche minori, tra le persone affette da dipendenze da sostanze illegali, con un numero sempre più significativo delle componente femminile. Roberta Balestra dirige dal 2009 il Dipartimento per le Dipendenze dell'azienda sanitaria, ha visto cambiare il profilo delle persone che bussano alla porta della struttura inserita nel comprensorio di San Giovanni e ha contribuito alla nascita di Androna Giovani, lo spazio aperto nel 2012 in Androna degli Orti con l'obiettivo di dedicarsi esclusivamente ai giovani che presentano problematiche connesse al consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive. Vediamo aumentare le fragilità delle persone, così Balestra, e contemporaneamente l'accesso a stupefacenti, farmaci è sempre più facile, il mercato di internet è fiorente e i prezzi sono accessibili. La rete dello spaccio inoltre si è molto allargata e anche per i minori non è difficile trovare chi cede dosi di stupefacenti o farmaci come oppiacei e benzodiazepine. E a questo proposito andiamo a vedere il servizio che riguarda la droga a Barcola, lo spaccio, con il racconto del nostro telegiornale. Poi vi ricordo, tra poco sarà ospite l'assessore Michele Babuder, nella seconda parte, quindi dalle 9 in poi, Silvano Magalli, presidente del Partito Democratico a Trieste. Vediamo il servizio. Un giovane in possesso di sostanze stupefacenti destinate presumibilmente allo spaccio è stato denunciato dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale. Al monitoraggio quotidiano del litorale effettuato in divisa, la polizia locale ha aggiunto verifiche in borghese, cui prende parte anche il nucleo interventi speciali. Il tutto nasce dalle segnalazioni sui comportamenti definiti poco consoni registrate negli ultimi mesi.
La scelta degli abiti civili, se da una parte consente di non dare troppo nell'occhio, dall'altra evita di creare allarmi tra i normali frequentatori. Martedì 8 agosto a Barcola, dal pomeriggio a parte della serata, una decina di operatori si è pertanto mescolata tra i bagnanti per accertare eventuali illeciti. L'attività ha permesso di identificare e controllare numerosi soggetti e di sequestrare diverse dosi di cocaina, divise in piccole confezioni, e di hashish, presumibilmente destinate ad essere spacciate sul litorale nella fascia oraria pre-aperitivo. In particolare, appunto, veniva denunciato in stato di libertà un giovane non residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono le 7.58, così appunto nel servizio di Tele4, il telegiornale di Tele4, e qua vi faccio vedere lo schema che pubblica Il Piccolo, l'esame delle acque reflue, numero medio giornaliero di dosi di cocaina, cannabis e eroina ogni 1000 abitanti, Trieste in rosso, la media nazionale in colore arancione un po' più chiaro. E noi siamo, per quanto riguarda la cocaina, a maggio 2021 più avanti, 15.8, e sono dati appunto degli ultimi anni. E vediamo per la cannabis, siamo al doppio della media nazionale nel novembre 2020, praticamente il doppio nel maggio 2021, nel novembre 2021 altrettanto, e così come nell'aprile 2022. Cioè il consumo di cannabis, perlomeno dal risultato delle acque reflue, come vi dicevo, Trieste è prima in Italia, e così dall'esame delle acque reflue emerge che abbiamo un consumo doppio, insomma una presenza doppia nelle acque delle nostre fognature rispetto alla media nazionale. Sono le 8 praticamente in questo momento. Dunque, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con le vostre mail, le telefonate allo 040 977 8910. Ricordate, svegliatrieste@34.it, e avremo l'assessore Michele Babuderi, collegamenti con Umberto Bosazzi e Franco Torricella. Tra poco. Sì. Già capito. Allora, adesso sono le 8.03, vi faccio vedere un video che è spettacolare. E saluto e ringrazio l'assessore Michele Babuder, politiche del territorio per il comune di Trieste. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Ferdinando, buongiorno direttore ai telespettatori, una buonissima giornata. Allora, è l'assessore alle lamentele, l'ho detto. No, adesso scherzo, però sì, dai. Arrabbiatevi, sfruttate la presenza di Michele Babuder, anche perché io l'ho già detto, lei non mi avrà sentito, ma la segnalazione di ieri lei l'ha già raccolta perché guardava Sveglia Trieste. Subito su via del Coronero, esatto. Le aiuole, dicevi. Assolutamente sì, ma evidentemente sì, c'è una prima aiuola che ha necessità di essere sfalciata, ma in realtà in quel tratto è in previsione di rimettere e di risistemare tutte le aiuole, quindi non soltanto il taglio e lo sfalcio, bensì anche, siccome sono molto inflazionate, diciamo, hanno degli avvallamenti, delle buche, dei sassi, c'è l'intendimento lì come altrove, perché sapete che con gli uffici ho intenzione di cercare di migliorare quello che è il mantenimento, la manutenzione dei parchi, del verde, dei giardini, quindi c'è l'intendimento di mettere quelle coperture ecologiche, ecodren, che permettono ovviamente la traspirazione della pianta, il passaggio dell'acqua, e quindi anche cercare di dare una definizione migliore. Da Borgo San Sergio, dove si sta recando e si è recato il nostro Umberto Bosazzi con Franco Torricella, ci arriva questo video. Quindi ringrazio Massimo che ci manda questo video, ed eccolo qui, Umberto Bosazzi che si aggira in attesa del collegamento con Franco Torricella, sta preparando appunto un intervento che immagino vedremo tra poco, e quindi guardate questa scena di Bosazzi che si aggira, è veramente fantastica. Va bene, allora sì. 8.05, c'era una telefonata in attesa, sorridiamo un po', vediamo chi c'è al telefono. Pronto, buongiorno. Pronto? Marco c'è? Fammi capire, se no io vado avanti perché ho mail. Ok, buongiorno. Le signore che hanno creato tutto questo, cioè per caso Pedocin, si sentono padrone del bagno? Succede che casomai ti stendi l'asciugamano dove loro si posizionano?
ti guardano malamente, perciò non sono solidali nemmeno verso le donne locali. Insomma, va bene, ho capito, grazie Nora. Non credo, dice Lucio, di aver mai visto giocare a palla davanti alla sinagoga. Ecco, Lucio giustamente ha una versione diversa rispetto a quanto citavamo poco fa. Michele Babuder, prossimo sindaco di Trieste, scrive Vincent. Tra l'altro, anticipo. Aspetta, il 25 agosto, quindi ultima puntata che faremo insieme di Sveglia Trieste, poi riprenderemo Ringa a settembre, sarà qui di nuovo il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, so anche perché è stata un'occasione molto buona per farlo dialogare, perché possiate dialogare voi con il sindaco qui in diretta. Vabbè. Poi il sindaco va strombattuto da una serie di elementi, è vero, che si può andare avanti una settimana. No, mi inquietava vedere Bosazzi e Toio a Borgo San Sergio, perché immagino già che vadano a vedere delle strutture che il comune sta cercando di realizzare, vero? Sa perché no? Da diversi mesi e che sono state oggetto... Sa che sono sensibile al tema, sì, mi è capitato di fare un giro lì appunto per sopralluogo e ho visto che c'era questa area giochi con i lavori sospesi, credo. Ha fatto bene direttore a essere sensibile al tema. Io ho il rammarico che quell'area non sia ancora stata completata, ma devo dire che è stata oggetto perlomeno di 3 interventi di atti vandalici. C'è qualcuno che si è divertito purtroppo a rubare, a sottrarre dal cantiere delle mazze, con le stesse mazze ha preso a martellate lo scivolo per i bambini, questo ancora in fase di cantiere. C'è qualcuno che ha messo le piante e qualcun altro che le ha levate ai lati dello scivolo. C'è effettivamente la necessità di sostituire dei cestini, vado quasi preparato, dell'area giochi vicino, perché obiettivamente sono quelli vecchi, quindi anche può creare dello sporcizia quando i gabbiani, gli uccelli, insomma, si tra agirano, l'altro lì quindi... c'è già Lovovia, no? Cos'è una specie di teleferica, no, lì collegamento teleferica per il gioco, prendo già paura, no, tra i giochi con Lovovia. No, vabbè, adesso la vedremo, sì. Allora sentiamo la telefonata e poi andiamo subito, guardate come si sta girando. Abbiamo l'altra visione del video rispetto a quanto mostrato poco fa, che ci è arrivato da Massimo, ed eccolo lì, vedete, è proprio il punto che citavo io, credo. 808, vediamo chi c'ha il telefono. Pronto? Parli, sennò noi la sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Baguda per via del cimitero, se è possibile. Certo, signora, dica subito, prego. Allora, nel campo 8, so che c'è sempre tutta questa erba che cresce e lì c'è poca manutenzione. Se si potrebbe mettere eventualmente nell'entrata, nella corsia, almeno un po' di ghiaietta, perché ce ne sono tanti nel campo 34-33, eventualmente per non passare tutto nell'erba, perché eventualmente si viene fuori con tutte le gambe che fanno plurito. Certo, grazie signora, buona giornata. Cioè, l'erba forse sì, ma sì, il cimitero non è una competenza. Con i cimiteri, esatto. Bravissimo, però nulla mi costa, insomma, chiedere agli uffici di dare un'occhiata e per l'erba e eventualmente anche per la sistemazione del vialetto se manca del ghiaio. Questa è la teleferica, insomma. Ma in realtà è uno scivolo. Questo, diciamo, è lo scivolo, cioè, sì. Si passa da un pastino all'altro. Sì. Umberto, intanto buongiorno, se ci senti vai pure. Vai, devi provare lo scivolo? No, com'è? Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno all'assessore Babudere, buongiorno ai telespettatori. Dunque, noi siamo appunto a Borgo San Sergio, questo è il giardino che si trova praticamente nell'area retrostante la piazzetta, quella dove eravamo fra l'altro qualche settimana fa per documentare la scarsa consegna della posta. Questa è appunto l'area che adesso Franco Torricella vi fa vedere. Lo scivolo è questo qua, e effettivamente non è finito, però pur non essendo finito lo si adopera ugualmente, insomma, cioè, è anche facile, devo dire la verità, scavalcare e tutto quanto. La situazione, come potete vedere, è abbastanza degradata per certi aspetti, perché qui ci sono dei rami, delle foglie, eccetera. Per dire la verità, magari non c'entra tanto con la zona dello scivolo, però qui potete vedere anche un pasto recente, queste, insomma, immondizie che sono
che non sono state gettate nella, come si chiama, nel bottino, che tra l'altro, insomma, è una situazione abbastanza triste più che altro, e che si trascina da un po' di tempo. Allora adesso noi abbiamo anche, è passato il consigliere comunale Bernovic, che magari adesso chiamerò e così può raccontare anche, diciamo, l'iter di tutta quanta la vicenda. Buongiorno Bernovic, in studio. Buongiorno. C'è l'assessore Babuder. Da quanto tempo va avanti la faccenda? Buongiorno a tutti, buongiorno anche all'assessore Babuder. Diciamo che questa problematica dello scivolo è una problematica nata con gli scivoli vecchi, che chiaramente erano usurati, erano dei scivoli molto apprezzati, però erano usurati. Quindi c'è stato questo intervento che comunque è stato voluto fortemente. C'erano dei problemi di approvvigionamento iniziali, poi lo scivolo è stato fatto anche su misura, è stato dovuto adattare anche sul posto, quindi le problematiche si sono, come dire, sommate tra varie cose, però adesso sicuramente vediamo che siamo, direi, al punto d'arrivo. Addirittura d'arrivo, però ci sono stati dei rallentamenti, indubbio. Ma dei rallentamenti, come ho detto, dovuti anche a diverse problematiche, anche perché si è voluto fare il pavimento, la pavimentazione sia sopra che sotto, con questa tipologia di colori un po' più, e anche questa tipologia di prodotto mi era stato rappresentato che ha avuto una difficoltà di approvvigionamento. Quindi si sono sommate un po' di situazioni, però insomma mi sembra che la situazione mi sembra, diciamo, a posto, come anche la scala è stata fatta in maniera rispetto a quella precedente, insomma, è stata voluta in una maniera anche molto più visivamente anche bella. Sì, quindi, no, è più bella. Umberto, qui anche lo scivolo è stato fatto in un materiale particolare. Bello. Quindi direi che la situazione sembra, Umberto, essere addirittura da riga. Allora, se possiamo restare con questa immagine, puoi dire a Toio di restar fermo, eccolo là, fermo così. Babuder, sì, a lei. Rimaniamo lì, tra l'altro, con queste immagini? Esatto, grazie Umberto, così sentiamo anche l'assessore. Sì. Lì tra l'altro bisogna, no, allora, se mi posso permettere, chiedo all'amico Stefano, visto fermo che Toio, lì, fermo. E abbiamo visto quelle cartacce purtroppo per terra. Io prima mi riferivo al fatto di cambiare proprio i cestini, quindi di mettere quelli con la copertura, perché purtroppo chi getta così magari il sacchetto aperto con le cose da mangiare è facilmente preda poi dei gabbiani piuttosto che degli uccelli, per cui siccome sono noto per quello che raccoglie in giro le immondizie, chiederò oggi di essere sostituito da Stefano, dal consigliere Bernovic, per questa cortesia. Detto così, voi potete vedere che alla fine purtroppo lo scivolo è stato proprio preso a martellate, dove uno arriva. Ah, quella parte lì? Non vi nascondo che si è protratta un poco questa lungaggine del cantiere, insomma, perché apparentemente sì, è finito e quindi uno dice lo vado anche a utilizzare. Perché per cui, si è allungato? Ma si è allungato sia per le due persone, insomma, che stavano lavorando, adesso non vorrei entrare nel merito, però hanno perso delle possibilità di giornate lavorative, mettiamola così, e quindi io ho l'impegno a concludere, spero entro il mese, mi prendo l'impegno di agosto di riaprire, insomma. Beh, magari. quella Umberto, stagionata. Ecco. Flash, ma riesci ad avvicinarti? Non di più, no, hai detto, anche se è facile scavalcare, ma è davvero, no, non ti chiedo di farlo perché una volta che dici che è facile scavalcare dovresti farcelo vedere, ma siccome non si può perché è area di cantiere, forse si può andare da sopra, ma sì, ma solo se riusciva a inquadrare queste martellate vorrei capire che genio può aver fatto una cosa di questo genere. Ma le martellate sono qua in basso, no? Sì, credo. Esatto, alla fine dello scivolo. Addirittura, guardate Toio, ragazzi, che gesto atletico notevole, scala. Quindi ci sposteremo in altro luogo. Ora, appunto, per documentare altro, sentiremo la telefonata. No, vero, non, forse zoomando riusciamo a vedere la parte finale, ma più che altro perché se azione di vandali. No, perché le martellate son là sotto. Fa veramente arrabbiare. Adesso scende. Allora, adesso detto questo. Ora io so, Ferdinando, che tu vorresti che scavalcassi, tipo modello oro e cuore, ma evitiamolo.
No, che io utilizzassi lo scivolo, immagino. No, no, ma quello, a quello allora, tu punti. No, 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 esatto, io l'ho pensato ma non l'ho detto. Ecco, eccolo qua. Scusate, siamo entrati in aria di cantiere, ma solo per documentare questo, quello che stavamo dicendo, e quindi è proprio un danno da parte di, cioè non è gioco. No, sono proprio colpi di martello. Sì. Sono state tutte graffiate, quelle lì rotte, prese a martellate più volte. Quindi opera di un imbecille, avete visto quello che stiamo documentando con soldi ovviamente di tutti noi per mettere questo è un tema. Posa anche un'area per i bambini, ma evidentemente un imbecille ha fatto quello che state vedendo in queste immagini, ecco perché tale va chiamato. Grazie Umberto, hai altro da aggiungere? Andiamo con la telefonata, prego. No, io non vai, so vai. Se Bernovic vuole ancora aggiungere qualche cosa. Velocissimo, ti prego. La conclusione definitiva di quest'opera, che secondo me è molto importante per questo giardino Fumaneri di Borgo San Sergio. Quindi ringrazio l'assessore, che so che si stava prodigando per andare alla conclusione, quindi sicuramente a breve potremo usufruire tutti di questo scivolo. Umberto, flash! Anche a Bernovic, allora adesso noi ci spostiamo da bravo. Un ecco, sì. Dove, volevo capire dove andate, così lo può sapere anche chi ci sta seguendo. Adesso dovremmo spostarci, credo, in zona via San Marco, alla fine di via San Marco. Ho capito, per la segnalazione della signora, tra l'altro non vedente, proprio ieri nel corso di Sveglia Trieste. Del marciapiede, bravo. Del marciapiede sconnesso. Bravo, cioè, grazie mille. Umberto Bosanzi, Franco Torricella. Okay. Subito la telefonata e poi abbiamo tantissime mail per l'assessore, quindi vorrei che andassimo veloci. Prego, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriella di Largo Barriera. Io ho visto l'assessor Babuder agli inizi del suo mandato. No? Nella quinta circoscrizione. Le avevo chiesto dei chiusini, hanno riparato un chiusino della via, però gli altri non lo hanno riparato, che è nella 50 metri di uno dell'altro. Poi il manto stradale è stato riparato, una buca che era formata di un asfalto fatto nel 2020 o 21 e nell'incrocio, però un'altra che era segnalata da me appena fatta l'asfaltatura, quella non l'hanno riparata. Però ci dia un luogo, cioè Largo Barriera, dove? Quindi bisogna essere stato controllato. Marco, ma perché non mi sentono al telefono? Cioè non è che posso parlare da solo. Signora, ma ci dia un luogo? Via Oriani sono 200 metri, ci sono tre chiusini. Uno di loro non è stato riparato, vicino tra via Toti e via Madonnina non è stato riparato e lì la gente si lamenta. Grazie Gabriella. Allora, ha capito l'assessore, me lo conferma, le chiedo velocissimo così poi andiamo alle altre risposte via mail. Mi ricordo benissimo e saluto con affetto la signora, alcune cose evidentemente le hanno fatte bene, altre li rimanderò a vederle, mi dispiace di questo, ma riprendo l'impegno insomma di continuare in questa, va bene, di fare questi tappi. Grazie Gabriella. Enrico, buongiorno a tutti quelli che domenica parteciperanno alla flash mob al Pedocin, più che altro per apparire sui social, chiedete se sono disposti a portarseli a casa, mi vergogno dei miei concittadini favorevoli all'accoglienza, buona giornata. Non è che però diciamo no, il dibattito è tra allora se sei a favore di questo te li puoi riportare a casa, cioè non è che possiamo ricondurre poi tutto questo, dopodiché ognuno è libero di esprimere la sua opinione. Segnalo che i cavalli ottocenteschi di Villa Sartori in strada di Fiume necessitano di urgenti opere di manutenzione. Saluti Samuel. Slataper, vediamo cosa dice Enrico. Questo è un link, non ce la facciamo adesso. Qui Betty ancora, buongiorno, abito di fronte alla chiesa armena da 5 anni, nulla è stato fatto, l'area è degradata, c'è sporcizia e bottini proprio davanti alla recinzione instabili, tra l'altro è segnalata nei percorsi culturali per i turisti, inoltre lì a fianco sono 10 anni che staziona una gru che ha già arrecato problemi anche di sicurezza, grazie. Non so se conosce l'assessore, sì, Nadia Bellina. Ovviamente la questione della chiesa armena e quindi della riqualificazione del restauro è oggetto della comunità, peraltro può godere, se non ricordo male, anche di un contributo di un ente privato proprio per la ristrutturazione, per cui un'area che rimane nelle disponibilità insomma della comunità, ma che so essere attenzionata da chi di dovere. Se invece le recinzioni hanno necessità
di essere ripristinate, pur essendo private, farò fare un controllo dalla polizia locale. Ora io cercherò di fare in qualche modo un'aglia da Opicina, cioè ci manda tutte queste foto, ma io non so. La signora Bellina ha una fitta corrispondenza fantastica con il sottoscritto, ah, beh, via, ma anche via con me, mail, con lei. Via, è bravissima a segnalare. Adesso so già che ha avuto una risposta, se vuole gliela do anche direttamente rispetto a una via di Prosecco. Il ripristino qui, no, di questa parte qua. Allora, questo non so dove, sì, è anche di quello. Adesso stiamo rifacendo tutti i marciapiedi dopo anni che erano stati richiesti questi interventi nella via di Prosecco, per cui da quella che era la vecchia stazione fin a proprio a Via Nazionale, dove c'è la rotatoria e quindi gli esercizi commerciali. In un primo momento adesso faremo tutti i marciapiedi, eliminando quell'isola spartitraffico di fronte alla chiesa, che sarà oggetto di un prossimo restauro successivo, una riqualificazione nei mesi successivi. Adesso non volevamo bloccare il traffico. Allora scrive, può far vedere all'assessore e chiedere se verrà ripristinato lo spartitraffico. Sì, allora vedi, ecco ce la faccio, così faremo, ce la faccio. Anche lo spartitraffico, ma lo facciamo in una fase successiva rispetto alle asfaltature che, sto dicendo, proseguono ai due lati. Questi sono la chiesa, rifaremo anche lo spartitraffico. Signora Bellina, le rispondo in diretta per quanto riguarda un civico privato, evidentemente. Aveva detto anche durante la presenza del sindaco. Questo non lo so, il civico è privato e quindi io non posso intervenire in un'area privata. Sì, però dice che è assurdo, no? Perché il marciapiede viene fatto fino a un certo punto e quella parte resta fuori. Ricordo disse questo. Il marciapiede, dove ci sono dei passi carrabili, peraltro compete a chi ha in uso il passo carrabile, per cui chi ha un cancello, un'apertura, ha il dovere di mettere a posto anche quel tratto di marciapiede. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, con chi siamo? 8:22. Buongiorno. Chi è, signora? Il suo nome? Nadia Bellina. Ma manco farlo apposta. Buongiorno, Nadia, signora. Abbiamo già risposto. Le ho dato delle risposte in diretta. Buongiorno, ho sentito le risposte in diretta. Volevo farvi un elogio per la ditta che sta facendo i marciapiedi a Opicina. Mi fa piacere. Stanno facendo un lavoro meraviglioso, veramente bravi. Avevo chiesto se fanno anche il marciapiede dove c'è la fermata dell'autobus, mi hanno già risposto di sì. C'è ancora un piccolo pezzo di marciapiede subito su quel lato dove c'è il tabacchino. Se riuscite a farli, sono 3-4 metri, se fate anche quel pezzo lì sarebbe, diciamo, la via sarebbe poi abbastanza in ordine. Che non sia tutto quel pezzo privato, signora Bellina. Ma è quella parte privata, Nadia? No, non è privato, è pubblico. Ok, allora verrà rifatto, certo. Lo spartitraffico ha visto... È sempre sullo stesso lato, sono 4 metri. Sì. Lo spartitraffico... Poi più avanti dovremo sentirci anche perché ho mandato tante foto anche per certe vie dove passa anche una signora disabile. Sì, sì, le abbiamo mostrate, immagino che fossero quelle contenute nella sua mail. Grazie davvero, diamo spazio a tutti, grazie, buona giornata. Se posso dire una cosa piccola invece di ringraziamento reciproco, perché so che si è sentita anche con la signora Camerino, la signora Bellina, e tendono di mettere a posto anche una piccola icona dentro con una Madonnina, mi fa molto piacere che in realtà ci siano dei cittadini che ancora si adoperano. Senta, assessore, era sicuramente appalto precedente, però io condivido al 100% quanto dice Monica, però devo anche dire a Monica, adesso vi leggo la mail, sono una mamma, non si poteva fare uno scivolo non in metallo, visto che col sole diventa incandescente, questo è un tema verissimo, però devo anche dire che mia Giulia al parco, anche lo stesso tubone, diciamo, che è in plastica, diventa comunque rovente nelle ore... Quindi anche per i bimbi forse la stessa cosa, visto che hanno nominato lì, via Giulia, a San Sergio è in metallo, quindi insomma, adoro vedere, tu hai visto le martellate sul metallo. Sì, opera di un imbecille, ricordiamolo. Purtroppo di questi imbecilli ne abbiamo tanti e gran parte dei giochi che sono disposti nei nostri giardini hanno necessità di avere dei pezzi sostituiti. Questo è un impegno che abbiamo preso e sono contento che il Consiglio Comunale, anche attraverso i fondi dei singoli gruppi, mi abbia dato delle risorse, seppur limitate, in più
per poter addivenire, cioè, a bilancio mesi. Già chiuso lei, giustamente. Ah, io sono arrivato a bilancio già chiuso, ovviamente facciamo un piano triennale delle opere adesso entro settembre, ci saranno Viale alcuni Ippodromo. Interventi. Le buche sono sul lato della gelateria, ci scrive anche in Viale Piero. Ippodromo. Eccolo andremo qua. Già a sistemare, è già previsto questo lotto, come è previsto altri lotti che avete visto realizzati di recente in Viale D'Annunzio, a San Giovanni vicino alla palestra, diciamo che è rimasta ancora incompleta a fianco della chiesa, vicino alla chiesa, come si stanno rifacendo, l'abbiamo visto in diretta, anche tutti i marciapiedi di Via Lochi. Mi rendo conto che io vado con entusiasmo e con la partecipazione di molti degli uffici nelle vie più conosciute, più note, ma ce ne sono tante altre anche che rimangono secondarie eppure sono allora, oggetto di lavoro. Prima di sentire la telefonata, io vi ringrazio, stiamo cercando di dirottare ovunque Umberto Bosazzi, però io ci provo perché state scrivendo, visto che siete lì, ma perché non passate di qua? Ma fate, io noi ci proviamo, il zacket di Umberto Bosazzi ci proviamo, ma non può essere ovunque. Già abbiamo raccolto appunto anche la segnalazione. Arrivo di ieri. Anche sul giardino della fiera, piazzale dei Gasperi. Ma ancora la devo leggere, aspetti. Allora, Massimiliano, buongiorno a tutti voi, complimenti, visto che siete in zona, fate un passaggio al giardino piazzale dei Gasperi per farvi vedere il degrado del giochi dei bambini, via Ippodromo, trattoria al Moro, piazzale De Gasperi, l'avete vista, aspettate che qualcuno si faccia veramente male, Marisa, suppongo, telefonate e poi raccoglie tutte le segnalazioni, prego signora, buon signore, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Con chi parlo? Sì, buongiorno, sono Giorgio. Giorgio, dica tutto. Buongiorno, allora io approfitto del suo ospite, saluto l'assessore Babuder. Buongiorno. E lo ringrazio per tutti i lavori, insomma, che ha messo in cantiere, di cui si sta occupando. Una segnalazione che non vuole essere ripetitiva, brevissimamente. Allora io ogni giorno di prima mattina mi trovo a transitare nelle zone adiacenti alla stazione centrale, avrete già capito che cosa vi voglio dire. Quello che però voglio segnalare all'assessore Babuder è il fatto che, a fronte di tutto il suo impegno per riqualificare quella piazza, a fronte di tutti i problemi che sappiamo, adesso addirittura già di pomeriggio, questi personaggi occupano anche l'area, diciamo, in ghiaietto, quella che doveva poi essere destinata ad altre cose. È una cosa che non si può vedere, ripeto, soprattutto in fascia oraria diurna, e pian piano si sono allargati ancora e adesso tranquillamente bivaccano giorno e notte. Dove? Solo sugli spazi verdi, sulle aree verdi, ripeto, non di Piazza Libertà ma nelle zone adiacenti. E non è veramente lo stesso. Giorgio, grazie, chiarissimo. Grazie Giorgio, scusi ma appunto abbiamo tantissime segnalazioni, facciamo rispondere anche l'assessore. Prego. Io mi rendo conto che noi apriamo con il sottoscritto delle voragini, nel senso che ci sarà sempre bisogno di un buco da coprire, di una via da mettere a sistema. Cerco di andare puntuale, velocissimo. Piazzale De Gasperi è oggetto, ovviamente, con la riqualificazione della fiera, l'intervento della fiera deve essere rifatto come parco urbano, il che vuol dire che ho dato indicazioni proprio l'altra settimana ai progettisti della fiera di presentare entro il 15, perché li rivedrò a settembre, visto che ho cercato di dare delle scadenze molto puntuali per addivenire alla realizzazione dell'intervento, perché non si può più vedere l'abbandono che c'è in quell'area, per cui entro metà settembre mi daranno la definizione di tutti quelli che sono le loro tavole, che io auspico di portare in consiglio comunale ad ottobre. È oggetto ovviamente anche tutto il piazzale De Gasperi di una riqualificazione generale. Non ci sarà mai necessità e non riusciremo mai a fare tutte le tra virgolette tutti gli interventi che la cittadinanza ovviamente sente, come li sento anch'io. Ricordo che adesso a settembre faremo il piano triennale delle opere, io confido di avere, con la disponibilità del Consiglio degli Assessori di Giunta, maggiori risorse proprio per andare a sistemare, a tamponare quelle numerose e spesso molte lamentele che ovviamente vengono portate all'attenzione vostra e anche del sottoscritto. Cerco di essere sul pezzo assieme agli uffici, perché devo essere sincero, anche in questi giorni di Ferragosto c'era chi mi era sempre a fianco per vedere
di porre rimedio alle sistemazioni più urgenti. Allora, voglio ringraziare Sergio, sto rispondendo alla mail, segnale disturbato, non dipende da noi, è Rai Way a garantire purtroppo l'emissione, diciamo, di tutte le televisioni, purtroppo nel senso che non è più compito meramente nostro, delle televisioni locali e delle televisioni in Friuli-Venezia Giulia, quindi bisogna verificare con loro. Vediamo, e lo faremo, ultima telefonata prima della pubblicità, andiamo velocissimi così poi ritorniamo con l'assessore. Pronto? Pronto, prego. Pronto? Prego signora, dica tutto. Stavo parlando adesso. Sì, sì, ma deve ascoltarmi dal telefono e non dalla televisione, se no ci sentiamo. Ma va benissimo, benissimo. Ascolti che Dio, mi stavo qua in Fontiana, no? Nel campo dei Valon, che sono in Fontiana, mi faccio il giro e vedo i putei al pomeriggio, che i muli, insomma, che dopo lavoro e va là e zola cricche, nulla da dire. I bravi, educatissimi, sono sinceramente super, no? Basterebbe mettere un bidon dentro e lo ributta e scovate dentro, che quel non esiste. Però mi domando una roba, scusi, ma parola, ma devi rispondere. Perché dico il mio cagnetto, che ha 9 kg neanche, lo posso andare dentro e se vado dentro c'è poi la multa, perché la pulizia se ogni tanto ancora. Noi che fa niente, sono contenta che noi che facci niente, perché lui via del lavoro, i valado, per essere tranquilli, va a casa tranquilli, non disturba per conto mio, solo una cosa se è pericoloso, che se fa una battuta fuori campo e certo, la va in strada certo. E poi danneggiare qualcuno. Grazie signora, buongiorno. Rispondiamo dopo la pubblicità. Piazza Carlo Alberto. Ancora Claudio Visentin, con il quale mi scuso perché poi alla fine ieri non ho letto la mail. Via Timeo, insomma, ginnastica Angolo Timeo, c'è pieno di mail. A tra poco con l'assessore Babuda. Otto e 34, solo per farvi vedere questa schermata, ancora tutte queste mail da leggere e ne ho altre sotto, c'è una telefonata in attesa, flash la risposta della signora, Ponziana, cos'era? Ponziana? Ponziana, io non ho la competenza campo. Sul campo, è evidente che però se c'è un'area che è recintata il pericolo è per gli altri oltre che per le persone, poi posso capire anche la bontà della signora, ecco, di farli giocare, evidentemente però dovrebbe giocarci chi poi a titolo, ecco. Graziella e Claudio, mi scuso perché ieri alla fine non ho letto la mail tra le tante, saluto l'amico Michele, domande non ne faccio, intendo salutare la più bella barba bianca di Trieste che recentemente ha compiuto 79 anni e papà Ezio. Babbo Ezio. Babbo grazie Ezio. Claudio. Chiedo cortesemente, gentile, se possibile, mettere un contenitore di immondizie con annesso posacenere alla rivendita di tabacchi Largo Roiano 1. Sì, credo che possa essere una cosa fattibile, insomma, magari anche condivisibile, perché da quel lato non ci sono e c'è solo un conferimento più a monte, magari tra lì e la fermata. Questo è interessante però, Ezio, però secondo me non è fattibile perché è area privata, immagino. Fino a quando non inizieranno i lavori dell'ex fiera, non si potrebbe ripulire la piazzetta distante, indecente, restituire ai residenti almeno una quarantina di posti macchina? Allora, non è male come allora, idea. Aprirlo ai posti macchina no, farla pulire evidentemente sì. Io ho mangiato già due volte la polizia locale, l'azienda sanitaria, direttamente o tramite gli uffici, nel compendio che evidentemente non ha rilevato però all'interno di poter fare. Allora, vi dico anche questo. Esatto, voglio ringraziare Andrea perché ne parlavo stamattina con Umberto Bosazio, conosco molto bene, ho detto mille volte proprio passaggio con la carrozzina lì. E Andrea Marzoli, grazie. E la via, oddio, non mi ricordo via più. Barbariga, esatto, quello è privato purtroppo. Allora, no? Non è privato il manto, è privato le bocche di lupo e di areazione che sono sotto a quel manto stradale. Ah. Quindi i cartelli è evidente che li mette il comune e che deve mettere, perché non ci metterebbe niente. Cioè chi deve fare i lavori lì? C'è un accordo adesso che finalmente è stato trovato tra il privato che farà il parcheggio e quindi la parte sottostante, quindi con le reti in metallico, che voi vedete anche purtroppo già affiorate e che fanno parte del garage che c'è sotto, e il comune ovviamente farà la riasfaltatura sopra, perché diversamente sarebbe impensabile che il comune non facesse 4 metri. Sì, perché è allucinante questo. Perché no, mi costerebbe molto di meno che non fare una brutta figura quotidianamente per dover non giustificare, ma perlomeno dare un riscontro. Segnalo che marciapiedi via Baiamonti, svariati micro lavori già fatti, totalmente dissestati. Adesso. Via Baiamonti partono Piero nella Giacomelli. Parte alta. Boegan, dopo Boegan. I lavori di posa in opera di tubature ormai finiti da mesi, è tutta un rattoppo piena di buche e quindi molto pericolosa per la circolazione. A quando l'asfaltatura completa della via Paolo? Li manderò a controllare, perché dove interviene una ditta terza evidentemente deve rifare tutto.
forse molti non sanno è che se vengono a fare la fibra, voi manco lo sapete. No, voi sapete che invece a Barcola, visto che tu hai un'evidenza in Viale Miramare, credo che sia stata una delle mie prime cose fatte, è stata fatta tutta la fibra con un taglio di 15-20 cm sul lato in direzione città, da via Grills per poi salire via del Bovedo e via del Perarolo. Non l'hanno ripristinato, meglio, volevano lasciare quella canaletta per i 6 mesi di provvisorio per poi riasfaltare tutto. Se voi andate a vedere, quello è stato il mio primo intervento, mi sono impuntato, sono andato lì, ho detto adesso va rifatta immediatamente, e così è stata rifatta tutta quella cosa. Diversamente, purtroppo, quest'estate noi avremmo avuto diverse problematiche, fino anche magari dei possibili incidenti in contratto. Ma sì, ma nel senso che se viene fatta la fibra, open fiber, no? Cioè il comune, ma cosa spaccano la strada? C'è un'ordinanza annuale, che peraltro è coperta anche da legge nazionale, che consente alle ditte di intervenire, di andare a strombattuto dove vogliono, per cui... Sì, ma non voi, cioè deve specificarlo, cioè passa sopra la testa del comune, spaccano le strade senza... il comune per legge, per normativa nazionale. 838 telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, un buongiorno a voi. Prego. Volevo fare una segnalazione riguardo la caserma di Roiano, Largo Petazzi. Pronto? Sì. Mi sentite? Sì, sì, sì. Per la televisione siete un po'... indietro. Ecco, e là è il cortile della caserma, è completamente invaso dell'edere, e un'edera è già arrivata attraverso il tubo sul tetto. Tutto all'interno è completamente invaso dall'edera. Poi volevo domandare ancora una cosa. Veloce, perché Del Pavuder consigliere del bagno del bivio, che fine ha fatto. E inoltre vorrei sapere anche la risposta che non ha dato prima al mio concittadino riguardo Piazza Libertà. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Babuda, la prego perché non so quante mail ho. Su Piazza Libertà io mi occupo del verde, e quindi ho cercato di migliorare quello anche con l'irrigazione, e nel prossimo piano triennale delle opere vorrei mettere una recinzione. Sul lato opposto invece è evidente che non c'è ancora un giardino, non avrei modo di intervenire direttamente per mandare via delle persone che bivaccano. Questo è un compito della polizia locale, e soprattutto la Piazza Libertà è coordinata negli interventi dalla questura. Allora, le terrazze di Barcola saranno inserite nel prossimo progetto che di rifacimento della riviera con il lungomare e con l'assessore regionale Scocimarro, per cui il 3 o 4 di agosto è stato affidato l'incarico per la progettazione, che verrà ovviamente che dovrà tenere conto anche di quelle che sono state delle proposte del sottoscritto, molto apprezzate anche dalle persone. Dove sei, Umberto? Piazzale De Gasperi. Piazzale De Gasperi, quella che abbiamo ricevuto. Allora, sì. Siamo in Piazzale De Gasperi, come ha riconosciuto l'assessore Babuder, perché abbiamo approfittato di una segnalazione che credo sia arrivata in tempo reale, quindi spostandoci verso via San Marco siamo in Piazzale De Gasperi. Come potete vedere, anche qui c'è una zona destinata ai bambini, soprattutto questo scivolo, insomma, non è rotto, per dire la verità, però insomma si trova in condizioni più che altro discutibili. Quello che francamente, come ha segnalato il nonno Massimiliano, perché è lui l'autore della segnalazione, quello che veramente è piuttosto intollerabile, e chiedo scusa ai telespettatori, a voi in studio, è l'odore che si sente in questa zona. Ora capisco che con il caldo tutti questi afrori vengono in qualche modo amplificati, però c'è un puzzo tremendo, insomma, quindi non so poi cosa si possa fare in questo senso, però questa è la situazione, questa è lo scivolo. Come vedete non è danneggiato, per dire la verità, però una certa usura sicuramente si nota, sporco. Soprattutto per quanto riguarda lo scivolo, non è neanche sporco, per dire la verità, e anche gli altri giochi, insomma, sono anche in buone condizioni, però
devo dire la verità, c'è un odore piuttosto fastidioso. E anche se Franco Torricella magari si gira e può farvi vedere la situazione qui vicino alle panchine, insomma c'è anche un po' di immondizia. Questo però è inutile che lo ripetiamo, è colpa anche della gente. Lì forse il bottino addirittura è vuoto, per dire la verità, ma insomma questa è la situazione. Adesso noi ci spostiamo a piedi, visto che ci siamo, un pochettino più in basso in Viale Ippodromo, perché hanno segnalato anche in Viale Ippodromo una situazione piuttosto preoccupante, diciamo così, per quanto riguarda i marciapiedi. Grazie Umberto anche per la tempestività. Siamo qui a un 100 metri. Grazie anche per la tempestività. Questo cos'è il progetto di rifacimento? Le ho inoltrato quella che è la bozza condivisa la scorsa settimana proprio con i progettisti della fiera, che avranno l'onere di rifare anche il piazzale dei Gasperi. Dentro quel progetto della fiera, ovviamente, che ha necessitato di una variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, è previsto che vi siano circa 8 milioni di opere di urbanizzazione. Il che vuol dire che non ci danno soldi, oneri, ma che fanno e realizzano opere. Ma fanno o no? Voi sapete che c'è stata una dilazione nel tempo che è nota di circa un anno e mezzo da parte delle persone, da parte della proprietà, la quale però, ad onor del vero, ha avuto la concessione, quindi la variante urbanistica, se non erro nel 2020, per cui non stiamo parlando di 6 anni di incuria. Sappiamo che la fiera purtroppo è stata oggetto di un fallimento, poi è stata liquidata, insomma la conosciamo tutti, per cui i nuovi proprietari hanno avuto la possibilità di costruire gli atti autorizzatori, non presentati ovviamente i progetti, nel 2020. Passato questo tempo io ho cercato evidentemente fin da subito di dare un'accelerata, li ho incontrati nel mese di aprile dopo una settimana, li ho rincontrati nel mese hanno l'intenzione giugno di fare questi e li ho rincontrati 2 settimane fa. All'interno del progetto della fiera evidentemente è ricompresa anche tutta la riqualificazione di Piazzale De Gasperi, che io vorrei ritornasse come era un tempo, non più a un piazzale che adesso maleodorante o privo di giochi e di verde, ma ritorni un polmone verde per la cittadinanza. All'interno di quelle opere, vi aggiungo, anche nella via Sette Fontane è previsto che venga creata un'altra zona verde che verranno poi anche mantenute dalle Piazza Carlo Alberto, il giardino, immagino, guardino visto, sono più di 3 anni che è transennato, scrive Angela. È in transennato il portico, il cui progetto di riqualificazione ha avuto l'ok della soprintendenza 2 settimane fa. Verranno rimesse le pavimentazioni in pietra che ci sono adesso e verranno rifatte le gloriette, i ponti, diciamo, il ponte, gli archi in materiale corten. Per cui io confido entro la fine dell'anno di riuscire a dare avvio a quei lavori. Va bene. Insomma. Umberto, veniamo subito da te, poi la telefonata che è in attesa un po', ma devo avere almeno 30-40 mail e mi chiedo scusa pronte. Prego Umberto. Allora sì, siamo spostati, siamo in Viale Ippodromo, in corrispondenza della fermata dell'autobus, e il problema credo sia quello che adesso vi farà vedere Franco Torricella, cioè ci sono queste buche che sono in corrispondenza di, se non caditoie, ma comunque di come si chiama? Bocche di lupo? E il problema qual è? Che l'autobus delle volte è costretto a fermarsi ad una certa distanza dal marciapiede. La presenza di queste buche, insomma, chiamiamole così perché poi buche sono, è un po' pericolosa per chi dovesse scendere soprattutto dall'autobus. Questa è appunto la segnalazione. Per quanto concerne il marciapiede, di per sé sembra. Aspetta, ascoltami, ascolta l'assessore Babudere che dice proprio in onda. Non so se quello lì è anche un raccoglitore dell'acqua oppure no. A me sembra una caditoia. Faccio fatica a vedere da qui, ma c'è una caditoia sopra con la riga, non so se anche uno perlomeno di quelle due buche è anche una caditoia. Cioè adesso chiudere le caditoie, non so. Sì. Cioè serve per smaltire le acque. No, c'è... Questo è il problema che ci hanno. Cioè, probabilmente dipende anche dalla
Ecco, se Toio fa vedere, magari mi metto davanti così non si vede, così non si vede la targa. Il problema è anche questo, no? Che le automobili parcheggiate in zona riservata agli autobus non consentono agli autobus di fermare in corrispondenza del marciapiede, quindi si crea questa, si crea questo problema. Ovvio. Una delle, il marciapiede è anche sconnesso in, in corrispondenza di una di queste, chiamiamole caditoie, no? Per cui, cioè, però credo che fondamentalmente il problema sia quello anche dato dalle, perché oggettivamente un autobus qui non può entrare fino, fino, in fondo, fino a sotto il marciapiede, no? Deve, deve fermare. Umberto, non ti sentiamo più, non so che è successo. Sono sulla strada. Quindi. Va bene, allora fermo lì, grazie. Andiamo alla di telefonata e poi un po' di mail. Sì. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno signora. Che, Campo Marzio, a partire dall'incrocio con... Signora deve parlare forte e veloce perché siamo in ritardissimo, prego. E tutto Campo Marzio fino a Via Carli sono almeno 5-6 anni che non vengono portati gli alberi. Io ogni volta devo scrivere, telefonare, va bene, perché... Non se ne preoccupa nessuno, specialmente gli ultimi 4 alberi che non sono comunali, che sono di privati, va bene, non vengono potati da tantissimi anni. Adesso comincerà a ottobre le foglie, eccetera, eccetera, ed è un disastro. Certo. Volevo dire solo questo, vi ringrazio. Grazie a lei. Vabbè. Sono privati. Se, se sono privati può tranquillamente chiamare la polizia locale e se danno ovviamente documento anche a quello che è la res pubblica e la cosa pubblica, la polizia locale intima al privato la manutenzione che deve essere fatta. Se posso, io Ferdinando, aprirei una parentesi che riguarda anche questo tema e che riguarda ovviamente Vicolo delle Rose. Io arrivo lì perché Vicolo delle Rose... ovviamente una di quelle strade assolutamente congeniali per chi va da Roiano verso l'altipiano, è ovviamente un punto di collegamento verso il nostro Carso ed è anche un punto di collegamento per le scuole, per le numerose abitazioni che ci sono sopra Roiano. È chiusa, anche se mi consta che taluni abbiano spostato i panettoni da alcune settimane, da quasi un mese e mezzo, in realtà 2 mesi, perché per la prima volta in 18 anni mi sono preso l'onere e anche l'impopolarità di far intervenire la polizia locale nei confronti dei privati per la pulizia proprio dei terreni che sono stati sanzionati e quasi tutti, mi consta, abbiano pagato anche la sanzione e siano intervenuti anche per la manutenzione delle, del legname e del, del bosco, perché diversamente noi negli ultimi anni abbiamo sempre mandato a pulire questioni che i privati avrebbero dovuto attenzionare maggiormente. Adesso mi preme dirlo, non, è, non siamo stati né io né gli uffici con le mani in mano, abbiamo stanziato 200.000 euro per la pulizia di un torrente che in questo periodo per me è prioritaria, soprattutto nei confronti di una via dove c'è un asilo e che porta molto fango e acqua nei terrici sottostanti, per cui al 28 di agosto partiranno i lavori per la pulizia del torrente e per il riposizionamento dei mancorrenti e dei garrail che sono stati rotti. Umberto, qui è un problema di radici. Questo siamo di fronte a dove eravamo prima praticamente. Sì. E il marciapiede appunto qui è interessato dal, vedete le radici insomma sono, stanno uscendo dal, su, proprio sul, sul marciapiede ed è una situazione anche questa un po' fastidiosa per chi transita a piedi, anche se vogliamo proprio anche per quanto riguarda il resto di questa parte del, del marciapiede. Qua soprattutto c'è il, vedete, un distributore di biglietti, quindi necessariamente si deve arrivare da questa parte perché si fanno i biglietti qua e quindi potrebbe essere anche questo un problema. Questa è praticamente l'ultima parte di Viale Ippodromo prima dell'incrocio con Via Sette Fontane, insomma. Grazie. Adesso andiamo dall'altra parte, ci siamo fermati solo per far vedere. Tra l'altro se, Piero, se credo che scriva proprio del marciapiede di Viale Ippodromo, sì, certo.
rotti sono più giù verso la galleria, sempre sul lato opposto alla gelateria, è quello che infatti scrive adesso Piero, che aveva scritto anche: è prevista una rotatoria in piazza Foraggi? Se sì, quando? Sto conoscendo questa mattina Babuder, sembra un ragazzo in gambe, volenteroso, allora, so già chi votare, scrive la prossima elezione. Ringrazio, non è prevista l'uscita della galleria di largo Foraggi, di piazza Foraggi, è prevista, spostata, quindi guardando l'attuale distributore verso, verso sinistra, per cui un po' più giù sul viale D'Annunzio, ed è una di quelle opere che farà ovviamente il privato nella realizzazione dell'intervento sulla fiera. Ecco perché su alcuni punti, come questo della gelateria che avete visto, è vicino al, al distributore di biglietti, interverrà il comune, come ho anticipato, come è intervenuto con lo stesso sistema in via Locchi. Se voi adesso andate in via Locchi, lì c'è Umberto Bosazzi, ci ritorna, vedrà che è stato fatto tutto il lavoro del rifacimento delle aiuole, dei cordoli, ovviamente del marciapiede. Come detto, grazie a Dio noi abbiamo molte strade che hanno gli alberi, altrettanto problematiche sono quelle di portare avanti delle manutenzioni che magari sono state un po' trascurate, però c'è, e lo vediamo in questi mesi di cantiere, siamo passati da Opicina, abbiamo iniziato con Barco, abbiamo fatto via Locchi, abbiamo fatto via dell'Istria, è stato rifatto un tratto già del viale Ippodromo, stiamo andando avanti su molte cose. Mi qui Andrea, che è tassista, dice che conferma che le luci in piazza, in galleria Foraggi, sono quelle laterali, sono pericolose. Grazie a Dio non mi occupo della galleria di piazza Foraggi. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno anche a Babuder. Buongiorno. Prego, buongiorno, con chi parliamo? Ieri Smondo è stata assaltata l'anno scorso, due anni fa, adesso non mi ricordo esattamente quando. Devono aver coperto davanti al portone del numero 9 che c'era una griglia dove defluiva l'acqua piovana. Adesso quando piove si forma la pozzanghera e praticamente bisogna aprire il portone del condominio quando non passa le macchine, se no ti fanno la doccia. Vorrei capire se è stata una se si può di nuovo ripristinare via Rismondo numero 9, ha detto, civico 9. E poi giardino pubblico, anche se ci sono delle cose da fare oppure no, tipo l'area giochi, queste cose qua. Arrivederci, buongiorno. Allora manderò a vedere il chiusino sul giardino pubblico. Cosa andate c'è? A vederlo, invece. Bellissimo. C'era tutta l'area dietro che era abbandonata in qualche maniera, piena di ailanto. Abbiamo provveduto alla ovviamente neutralizzazione di tutte le radici di ailanto, almeno in quell'area, perché sapete che è assolutamente invasiva. È stata in qualche maniera asportata già tutta i materiali di risulta che facevano ancora riferimento alla causa Stream, per cui c'erano una marea di materiali cementizi e oggetti che erano stati utilizzati per il cantiere Stream. Lì ho l'intendimento di ridare anche ai bambini e alle mamme che vedo andare sempre a passeggiare la mattina e a fare anche della scuola così di comunità, dove ci sono l'area giochi, di ampliare l'area giochi. Ovviamente non lo posso fare senza avere un bilancio che preveda questo, e intendimento del sottoscritto entro il 30 settembre chiedere al Consiglio che venga approvato anche questo intervento. C'è una risposta di Renata sul largo Roiano 1, il cestino con le posacenere. Lei dice no vicino alla fermata, perché esiste già, ma davanti al tabacchino c'è tanto spazio, perché a sera un immondezzaio, spesso puliamo noi condomini. Quindi è una signora che segue e risponde evidentemente alla telefonata di prima. Approfitto per segnalare via Rivoltella, la farmacia, l'incrocio con via Scomparini, la presenza di un marciapiede largo appena 50 cm forse. Se hai una borsa non transiti, tra un lato il muro della casa di riposo, dall'altro la macchina in posteggio, contatto di specchietto retrovisore sporgente. Vabbè, insomma, questo è ex fiera, grande affare della vendita a un imprenditore privato che avrebbe acquistato un'intera area, insomma, poi tutto anni di immobilismo. Insomma, su questo ha risposto già. No, su questo però vorrei essere chiaro, cioè è vero, vendita, chi parla di affare, chi parla di cessione, c'è stata una variante urbanistica. Io ho il dovere che le opere che sono state, che hanno giustificato quella variante urbanistica, vengano realizzate. Quindi da qui capite, oltre alla non voglio utilizzare dei brutti termini, ma all'essere infervorato perché sono passati degli anni e non abbiamo visto dei risultati, se non sei, almeno due,
E da qui la pervicacia del sottoscritto di volere a tutti i costi andare questo avanti è un tema. Su questi temi. Grazie Daniela per aver mandato, credo inoltrato, la mail di ieri. Intanto c'era Cristian, forse era Cristian per via Rismondo, perché ha mandato anche una mail, la sto vedendo. Daniela dice, poi andiamo alla telefonata, gli attraversamenti a Barcola, no? Perché insistono molto, succede, farete di più? Sì, verrà realizzato entro l'anno la progettazione dell'allargamento sotto, nel sottopasso ferroviario, e verranno realizzati sia quelli in prossimità del Civici 75, quindi per intenderci all'incirca dove c'è il campo della Roianese, sia anche quello dell'ex deposito della Polizia Locale. L'altro giorno ho incontrato, ho scritto all'ingegner Fonzari, che è colei che poi coordina questi interventi, affinché entro l'anno si possa dare una risposta concreta alla realizzazione di due attraversamenti, così come quello di Viale Miramare all'altezza del giardino Leone Orfini, quindi sotto via Boccaccio, che necessita evidentemente di essere migliorato. Maurizio, andiamo poi alla telefonata veramente. Non ho la bacchetta magica. Anche qui, Civitaro di Sant'Anna, l'erba è alta, l'abbiamo già detto, se vuoi far vedere a flash queste immagini così, però non è competenza dell'assessore Babuta, giusto? Cioè, neanche comunque l'assessore Savino altri uffici, ma nulla mi costa ovviamente segnalare una certo, cosa del genere. Allora, telefonata, pronto? Pronto? Prego, velocissimo. Buongiorno, mi chiamo Massimo. Massimo, dica tutto. Vorrei esporre una situazione un po' particolare che non so se sia di competenza dell'assessore, sì, ma comunque è importante per la cittadinanza. Dunque, io abito in via Cene dell'Acqua 11 a Trieste, ovviamente, sotto la pista ciclabile Fortuna. Questa situazione è diventata pericolosissima di chi ne passa, perché hanno fatto tentativi vari, dei brutti gesti. Non ho capito, quindi... Massimo, sì, devi ascoltare al telefono, non guardi la televisione, perché sennò... In questi anni hanno tentato di fare gesti non giusti, non corretti, capito? Per non dire altre cose. Non ho capito cosa vuole dire, Massimo, deve essere chiaro. Domanda qual è? Sto ascoltando. No, ho il televisore acceso da un'altra parte. Il problema maggiore è questo, i tentativi di potersi buttare giù da questo ponte sono diventati frequenti. Non ho capito niente. Massimo, mi perdoni, non ci capiamo, lei continua a ascoltare la televisione in ritardo, non ho capito la domanda, ho detto chiari, veloci. Non corretti, però non... Se andassero alla Usonia Grignol... No, questo l'avevamo già visto. Alessandro, buongiorno, sono Babuder, volevo dirle che... Sa che gli alberi di Trieste vanno completamente tagliati fino ai primi nodi, così crescono fogliosi a ombrella e non lasciati crescere fino a 7 metri e oltre, che poi quando succede un temporale per forza crollano. Detto da una persona esperta, per fare questi lavori non servono geometri e persone che tagliano stecco per stecco, bensì persone capaci, non quelle che stanno giorni per un albero. Boh, insomma, come se non avessimo dei dirigenti, diciamo, che sono esperti della materia. Io non voglio fare l'agronomo né il direttore forestale, ecco, per amor del cielo, ho dovuto attendere ad esempio il mese di luglio per potare, fare delle potature nel giardino di Piazzale Rosmini piuttosto che nel giardino Ieralla, perché ovviamente i rami con le abbondanti piogge si erano sviluppati molto celermente, ma una legge regionale impedisce di tagliare per la nidificazione entro luglio, per cui spesso anch'io imparo e quindi rimango... Strade Catinara, vedrete un albero appoggiato su un cavo telegrafico. Già segnalato alla polizia locale, telefonico forse, già segnalato alla polizia locale, non già so. Segnalato alla polizia locale. Quindi è fondamentale questo, cura del verde cittadino. Il rapporto che c'è anche con la polizia locale, io vorrei sottolinearlo, perché spesso viene detto ci sono quelli che bivaccano, le macchine, vedo le foto, che mettono le foto sui social della macchina parcheggiata sull'autobus. Dico, la polizia locale ha anche questi compiti, mi rendo conto che ce ne siano altri di fondamentali, però... Ad esempio anche sulla cura del verde privato spesso viene scritto all'assessore, che ovviamente voi avete visto oggi un centinaio di mail all'incirca, io ne ricevo 200 al giorno, quindi cerco anche di rispondere potenzialmente direttamente da solo, perché leggo io la mia posta, però non vi nascondo che correre dietro a tutte le cose non è una cosa immediata, ecco. Flavio scrive che dobbiamo Trieste può vergognarsi, siamo rientrati ieri dalle ferie in Cechia e Slovacchia, siamo rimasti stupefatti dalla cura per il verde. Trieste in confronto può vergognarsi anche per la pulizia stessa della città. Trieste non è solo Piazza Unità e tantomeno quella città che il sindaco vuol far vedere, purtroppo invece parlare di navi da crociera manda i suoi assessori in giro per l'Europa, come vedere sono curati. Allora,
io invece che andare in giro per l'Europa ho messo il cuore, l'anima e anche l'impegno e la collaborazione con gli uffici per cercare di migliorare il verde. Non mi serve andare in giro per capire quanto è importante il verde. Nel mese di ottobre inizieremo con la piantumazione di altre 260 piante. La scorsa settimana ho incontrato la comunicazione della BAT per riuscire a fare degli interventi sponsorizzati proprio da loro. C'è l'interesse di altre aziende, io sto cercando di recuperare risorse per mantenere un polmone o dei polmoni che per noi, Daniela, vanno mantenuti meglio. Non abbiamo meglio. Risposto per gli attraversamenti lungo mare di Barcola, ma non ha detto poco fa. Sì, su questo, su Viale Miramare. Barcola, di Barcola, sappiate mi una pare cosa che dal California a Barcola avanti, finisce, bravissimo, il tema è unicamente di competenza, la strada comunale finisce subito dopo il California, c'è il cartello che finisce la competenza, per cui il comune non può realizzare un intervento, un attraversamento pedonale sulle strisce ad esempio dell'ex California. In prossimità della fermata dell'ex California. Chi le scrive? Christian Babuder Santo Subito. Buongiorno, il rotatorio di Largo Pestalozzi era provvisoria per smaltire il traffico causato alla galleria chiusa oppure definitiva con i cubi di plastica? Su Largo Pestalozzi ho appena messo 50.000 euro per dare una sistemazione a ottobre, non appena però il cantiere verrà definito chiuso, quello della galleria, perché era un'opera complementare ovviamente per agevolare, come dicevo, ho avuto numerose segnalazioni di persone che hanno apprezzato per due motivi: uno, perché sulla via Molino a Vento si rallenta e si va più tranquillamente, due, anche per una questione di snellimento del traffico. Certo, cercherò di recuperare qualche parcheggio in più per quell'area e verranno rifatti tutti gli attraversamenti. Enrico ci manda un'immagine di via Rismondo e non so se è un riferimento anche a quello che diceva Cristian o chi per lui al numero 9, quindi questa sarebbe l'asfaltatura, la chiusura, dove evidentemente si poi manderò molta a vedere se acqua, c'era quindi un chiusino, certo. Esatto. Allora, grazie, no, non so quante ancora da leggere. Potremmo stare qua dei mesi. Esattamente, ecco, quindi grazie. Sicuro l'attenzione perlomeno per macro temi e anche per quelle che sono delle segnalazioni più puntuali, però mi rendo conto che sono lì da 4 mesi, c'è un'attività in corso. Ci sono molti complimenti per lei, che come al solito non leggo. Quindi. No, ringrazio, fanno piacere, io assicuro il mio impegno per quelle che sono anche le facoltà. Insomma. Grazie davvero a Michele Babuder per la disponibilità, insomma, anche al dialogo. E abbiamo raccolto quante più segnalazioni possibili, molte vissute in diretta, sentite anche dai telespettatori. Ci vediamo subito dopo la pubblicità con Silvano Magnelli, del Presidente del Partito Democratico. Tra poco. Buona giornata. Allora, Silvano Magnelli, 907, Presidente del Partito Democratico di Trieste, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Ha visto la giornata intensa di segnalazioni, temi, abbiamo già telefonate ancora in attesa, abbiamo ricevuto una valanga di mail, quindi portate pazienza, abbiamo fatto il possibile. Allora, Umberto, sei pronto? Andiamo da lui, altrimenti prima al volo sentiamo la telefonata e poi andiamo da Umberto Bosazzi e Franco Torricella che sono già pronti. Chi c'è in linea? Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego signora, dica tutto. Oh, buongiorno alla veloce, buongiorno a tutti e due e anche al terzo che adesso non lo vedo più. Sì. Sarò molto veloce. Mi abito in via Valmaura, in casa di Adder. Siete mi senti? Sì, prego signora, allora, dica. Qua sotto avremo distretto. E quando noi usciamo dal garage per andare fuori, c'è una vicenda piena di buchi e stretta. Là non è possibile parcheggiare le macchine. E chi che va al distretto mette tutte le macchine lì davanti. Noi non usciamo fuori dal garage. Ho capito. E tende verde, tende sporco. Quindi buchi, fate, mandate qualcuno a vedere perché è schifoso. Va bene. Perché non vi interessa, però se uno si fa male. Ascolta la televisione e non al telefono. Va bene, grazie signora, ho capito. Vi ripeto, se siete in linea al telefono con noi dovete spegnere l'audio della televisione. Umberto, cosa dice questo signore? Non siamo partiti, se lo vuoi. Sì, no, ma se lo dici, se lo dici lei è meglio, anche perché magari Umberto, vai. Comunque, vabbè, allora lo dico mio adesso. Cosa devi dire? Niente, non ci sente.
sta dialogando con questo signore che evidentemente fa una segnalazione. Allora, ha visto, seguito, insomma, molte cose, c'è il caso Pedocin sul quale abbiamo virato, anche per fortuna, insomma, per cambiare un po' tema, perché certo. Moltissimi hanno approfittato della presenza dell'assessore per avere un po' di risposte, no? Sì. Ci sono molte segnalazioni, no? Anche oggi. Eh sì, adesso... adesso pesco anche qualche altra mail magari per vedere questo l'abbiamo detto, va bene, aspettiamo allora anche altra lettura di mail. Umberto, io non ho capito se tu mi senti o no. Ora siamo, siamo in zona via San Marco come abbiamo detto, e ci ha fermato un signore per raccontarci delle cose che documenteremo poi, ma prima di tutto volevamo far vedere quello che era stato segnalato nei giorni scorsi da una signora non vedente, se non mi sbaglio, se non ricordo male, e riguarda la situazione all'incrocio fra via San Marco e credo che sia via Alberti, se non mi sbaglio, quell'altra. Allora, qui come potete vedere c'è anche in questo caso le radici dell'albero sollevano il manto stradale, sollevano il marciapiede, e quindi la signora, che ripeto è non vedente, ha delle difficoltà piuttosto notevoli a camminare in questa zona. Dice tra l'altro che ormai si è anche un po' in qualche modo abituata, però comunque la situazione è quella che stiamo vedendo. C'è questa specie di zona verso angolo verde che è diventato una sorta di bottino quasi a cielo aperto, come potete vedere, in corrispondenza di questo chiosco che è inutilizzato da anni. Poi però se giriamo verso via Alberti, come potete vedere, c'è anche quest'altra situazione di un marciapiede, come dire, in queste condizioni leggermente sollevato rispetto al manto stradale. Anche in questo caso, diceva sempre questa signora, il suo problema è che essendoci questo comunque lieve dislivello non riesce ad orientarsi bene con il bastone. Ma anche in questo caso dice ci ho fatto l'abitudine, però questa è appunto la situazione che la signora ci ha sottolineato. Adesso con Franco Torricella ci spostiamo 100 metri più in basso, perché prima del collegamento un signore ci aveva segnalato un'altra problematica che riguarda le isole ecologiche, e devo dire la verità che in questa zona di isole ecologiche ce ne sono parecchie. Ma se sei d'accordo, Ferdinando, noi ci spostiamo 100 metri più in basso e poi riprendiamo il collegamento. Va bene. Allora, sono le 9:12, leggo una mail. Ieri pomeriggio a Barcola c'era un gruppo di donne musulmane che ha fatto il bagno con il loro abito tradizionale senza che nessuno dicesse niente né le notasse. Ci scrive Luca. Sapete che dubbio mi viene? Quale dubbio mi viene? Che quanto successo a Pedocin sia anche il frutto e l'opera di una sorta di agente provocatore, naturalmente di sinistra, che sapendo raccogliere qualche consenso da parte di qualcuna delle donne presenti ha pensato di bene di far scattare la rivolta per poi strumentalizzarla in chiave mediatica e politica. Complottismo, dietrologia può essere oppure no? Grazie per l'attenzione. Che dice Magnelli? Ma anche della vicenda. Francamente ridimensionerei molto tutto questo. E non era mai successo in tutti questi anni, sta accadendo perché evidentemente c'è una certa aria che tira nel paese, non è un'aria buonissima francamente. Oggi ci sono ben 5 lettere sul Piccolo, di cui 4 sono estremamente indignate per la rivolta fatta dai triestini, che sono normalmente persone aperte e tolleranti, nei confronti di persone che hanno una convinzione religiosa precisa e un'attenzione particolare. Ci sembra che ormai questo fenomeno dovrebbe essere assorbito gradatamente attraverso anche la capacità di un dialogo e di un colloquio. Si parla anche di altre possibilità di costume, ma francamente è strano, no, che ci sia tutta questa polemica quando poi le nostre donne fino a qualche tempo fa avevano la stessa abitudine, l'hanno superata ormai perché siamo un altro tipo di civiltà e di società,
quando sappiamo insomma, che l'inquinamento delle mare non dipende certo dalle donne musulmane. Questo sarebbe veramente abbastanza ingenuo pensarlo, o superficiale pensarlo. Ecco, non credo che le acque del Pedocin siano di suo molto molto pulite e siano solo inquinate dalle donne musulmane. E poi insomma mi sembra che non sia il modo comunque di affrontare questo problema. Guardiamoci intorno, giurereste voi che tutti gli altri, quelli in costume, con in costume, siano avvezzi a tenere una cura quotidiana di se stessi, no? Esattamente, in uno di questi passaggi delle lettere che diceva, insomma, di opinioni ne abbiamo sentite veramente tante in questi giorni sul tema. Sentiamo la telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto? E ci sta seguendo dalla televisione, quindi ci sentiremo fra 10 minuti come minimo. Come al solito dovete ascoltare dal telefono, se siete in linea evidentemente volete intervenire, quindi non ascoltate più sì, la televisione. Buongiorno, sono in linea? Sì, ma se ascolta la televisione non ci parleremo mai, prego. Guardi, ho abbassato completamente bravissimo, il volume, bravissimo. Che la sento molto piano. Ecco, dica. Buongiorno a lei e al suo ospite. Visto che è un esponente del Partito Democratico e quindi dovrebbe essere a conoscenza delle leggi, sono Fulvio. Io chiedo a tutti quanti se conoscono la legge 3054 del 52. Se no, per favore, gliela apra, perché nessuno la conosce. È una legge della Repubblica Italiana che recepisce il trattato di pace, quindi il territorio libero di Trieste. Se no bisogna erudire un po' queste persone, perché parlano di regole, parlano di diritti, parlano di giustizia, però non conoscono e non applicano le leggi. Allora è inutile parlare delle buche per strada o dei musulmani che vanno a fare il bagno vestiti. No, non serve a niente. Quando si agisce nell'illegalità, tutto il resto è quisquiglie, come diceva Totò. La ringrazio, se il signore sa rispondermi. Grazie Fulvio, dopo la pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, 9:19, siamo con Silvano Magnelli, presidente del PD a Trieste, però Umberto è... Pronto? Ecco, vai, fermi. Ok, Umberto Bosazzi con Franco Torricella fuori dal supermercato, vai. Allora, siamo anche qui un 50 metri più in basso rispetto a dove eravamo prima, perché prima di collegarci precedentemente un abitante della zona ci aveva segnalato questa problematica che adesso Franco Torricella vi fa vedere. Come vedete, c'è quest'isola ecologica in corrispondenza del numero 45 e, come vi avevamo raccontato credo 2 settimane fa quando ero anch'io in esterna, ci sono anche i due bottini della, come si chiama, dell'umido, che emanano un odore fastidioso che comunque si sente nei piani bassi di questo stabile. La questione che ci ha fatto segnalare il signore non finisce qui, perché a poche decine di metri di distanza c'è un'altra isola ecologica anche piuttosto anche piuttosto imponente, per dire la verità. Logicamente, essendo questa una zona molto molto abitata, di bottini per le immondizie c'è bisogno. Qui è posizionato in corrispondenza del parcheggio, e quindi probabilmente anche questi bottini dell'organico non danno grossi fastidi. Qual è il problema? Pare che verrà aggiunta un'altra piccola isola ecologica sempre in zona, e in questo caso sparirebbero dei parcheggi. E questa è insomma un po' quello che ci ha segnalato il signore. C'è da dire anche che, se si guarda adesso qua, non credo che Franco Torricella riesce a far miracoli, però per esempio nella parte superiore di via San Marco, quella appunto che parte dall'incrocio con via Alberti, di isole ecologiche non è che ce ne siano, almeno io qua non ne vedo, per cui è anche abbastanza probabile che qui converga anche le immondizie di parte di quella
di parte di quella parte, certo, perdonatemi la ripetizione, di via San Marco e anche di via Tacco e delle vie qui attorno. Insomma, è una situazione abbastanza, ci sono delle zone in cui magari le isole ecologiche sono poche e viene segnalato in questo senso. Qui forse ce ne sono, diciamo, a sufficienza, e poi c'è come sempre il problema dell'umido. Vediamo adesso se magari riusciamo, io non so, io qua una volta abitava mia nonna, quindi io questa zona la conoscevo abbastanza bene, però sto parlando di una quarantina d'anni fa, per cui c'è un'isola ecologica piccola anche di fronte alla fermata dell'autobus in via Alberti, quindi insomma ce ne sono abbastanza, con tutta probabilità segno che ce n'è bisogno, ecco, insomma, però certo, siccome se non c'è ci si arrabbia, prima era particolarmente veemente nella rimostranza, abbiamo fatto vedere subito qual è il problema. Adesso io, Ferdinando, andrei in via Locchi, dove mi sembra che l'assessore Babuder, prima in conclusione del suo intervento precedente, aveva raccontato degli interventi che sono stati fatti dal comune, quindi magari ci fermiamo là e li facciamo vedere. Va bene, a tra poco, grazie Umberto. Allora, prima della telefonata, Silvano Magnelli, si vuole replicare anche al tema, c'è una TLT e... Ma intanto io vorrei, dico la verità, saluto questo signore, molto volentieri, che non conosco, ma vorrei anche salutare tanta gente, veramente, perché c'è tanta gente che si trova in difficoltà in questo momento, ci sono anche tanti turisti, c'è una voglia di distrazione, giustamente, anche perché se veniamo da un triennio tanto difficile, e quindi veramente buon viaggio e buone vacanze a tutti, però anche ricordiamoci di chi queste vacanze, questi viaggi non se li può permettere, e sono molti. Ecco, quindi vorrei mandare questo augurio. Poi, per quanto riguarda la questione sollevata dal signore, sinceramente non conosco questa legge, onestamente, mi sembra che il 1952 sia molto lontano dai nostri giorni, e che siamo di fronte a una situazione globale completamente nuova, inaspettata, imprevista, siamo tutti sorpresi, siamo tutti un po' smarriti, stiamo tutti cercando di capire come muoverci dentro questa situazione così mutata, così difficile, ma allo stesso tempo piena anche di opportunità. Comunque le nostre società europee, quella italiana come tutte quante le altre, stanno cambiando vorticosamente, ci sono delle presenze numerose di cui non possiamo assolutamente tacere e su cui dobbiamo riflettere, passando forse da una fase di paura assoluta, incontrollata e anche molto, molto incoraggiata, a una fase di attività, di guardare in faccia le cose e di conoscere le situazioni. Personalmente, prima di certi anni non avevo conosciuto dei musulmani, degli stranieri, eccetera. A un certo punto, da consigliere comunale, mi sono occupato della consulta degli immigrati, ho conosciuto tante di queste persone di diverse provenienze. Per me è stata una sorpresa, anche un arricchimento nuovo. Siamo arrivati anche collaborando da minoranza, da opposizione, con la maggioranza e anche con l'attuale sindaco, quella volta, per formare la consulta degli immigrati, che è stata una conquista, dopo anche molte discussioni, anche molto accese peraltro, poi tutti quanti abbiamo votato questa rappresentatività minima, i loro figli sono a scuola con i nostri figli, i loro ragazzi si affezionano alle nostre ragazze o viceversa, e abbiamo delle possibilità di amicizia nuove, e si tratta di costruire un mondo diverso da quello che noi avevamo quando eravamo bambini, che era molto limitato, era evidentemente molto diverso. E questo implica uno sforzo generale, e non riguarda soltanto la maggioranza, riguarda anche l'opposizione, allora, riguarda tutti. Allora, Giulia scrive, poi sentiamo la telefonata, andiamo in pubblicità, da Tristina Patocca scrivo in dialetto, la sé che le babbe serangi fra babbe, non stai a far casini politici o religiosi dove non esisti, trovo la polemica sai ridicola, fra una settimana non si ricorderà nessuno. Vabbè, anche questo va bene. Allora, telefonata, pronto? Buongiorno dottore Avarino, sono Silvia. Prima di tutto complimenti da come lei gestisce con eleganza veramente la trasmissione. Nessuno dei suoi collaboratori è alla sua altezza, glielo dico sì. No, perché sono tutti più bravi di me. Tutti più bravi. Prego, dica. Ieri sono stata in un centro commerciale a Monfalcone e dal bagno le donne del Bangladesh escono senza lavarsi le mani. I nostri immobili stanno perdendo metà del loro valore perché nessuno vuole abitare dove sono loro.
per il cibo che cucinano, che ha un odore nauseabondo. E poi volevo chiedere una cosa: come mai sui nostri giornali e anche nei telegiornali viene dato tanto in evidenza se c'è un naufragio dei migranti con morti, dispersi, quando i giornali stranieri sì o no scrivono due righe? Che cosa c'è sotto? Cosa non vogliono fare dell'Italia? Ce lo dicano chiaramente. Grazie e complimenti ancora, dottora Valina. Grazie a lei, signora. Buongiorno. Beh, insomma, il caso Grecia lo ricordiamo tutti, no? Un dramma più grande, se si può dire così, diciamo, perché è un computo, se si fa un computo meramente numerico che non si dovrebbe fare, è stato seguito meno dalla stampa, con meno attenzione rispetto appunto a Cutro, questo si è anche detto. Dopodiché è chiaro che noi le stragi purtroppo le viviamo perché sono nel nostro mare, sono, è normale, sono io spero mare, ecco, un paese in cui fa la cronaca piena, ecco, di ogni aspetto, sì, di tutto, e in cui si racconta tutto, quello che fanno gli altri meno mi interessa, certo. Poi non so, Magnelli, dica lei. No, beh, evidentemente ci troviamo di fronte a delle situazioni che ci fanno molto male. Io non credo che occorra esprimere un parere di tipo politico, ma anche semplicemente umano. Quando io sento dire che ci sono 100 morti a Cutro, di cui una trentina di bambini, beh, insomma, sono annichilito, come credo chiunque abbia un po' di buon senso. Per quanto riguarda il resto, siamo di fronte, ripeto, ad una situazione che dobbiamo governare in modo diverso, anche da un punto di vista mentale, anche culturale. Ma Trieste ha tutte le caratteristiche per essere una città appunto cosmopolita, una città sicuramente molto intelligente, aperta, di cultura peraltro, ospita delle manifestazioni culturali di estremo interesse, e quindi la gente viene anche perché Trieste è diventato un set, un set da tanti anni, quindi è vista ecco, al cinema o anche in televisione molto più di una volta, e quindi la gente viene volentieri, si trova bene, ma ci troviamo bene anche noi in questa città. Solo che appunto la società cambia e noi dobbiamo riuscire in qualche modo a dare queste risposte. Allora, e tra l'altro vi faccio vedere, tra poco ci ricolleghiamo con Umberto Bosazzi, ma ancora l'apertura del Piccolo di oggi, il titolo di apertura è questo, che il film di Amazon lascia a Trieste più di 8 milioni, aveva detto più volte il sindaco appunto, in queste appunto, settimane, sì. Anche in diretta, ed è un aspetto positivo da ricordare, dopo sono comunque inevitabili polemiche, un impatto che è stato, l'abbiamo riconosciuto tutti, maggiore rispetto ad altri set cinematografici. Un po' problematico, no? Sulla città. E vi ricordo che il sindaco sarà di nuovo ospite a Sveglia il venerdì 25 agosto. Pochi istanti di pubblicità, torniamo con Magnelli subito dopo. Sì, grazie. Allora, ricordo la telefonata della signora, faceva riferimento poco fa anche al tema della convivenza. Monfalcone, attenzione al microfono, ora lo sistemiamo. Magnelli, andiamo con Umberto Bosazzi. Vai Umberto. Sì, allora siamo in via Lotti. Rispetto a quello che dicevamo prima, mi sono dimenticato di aggiungere che ritiro, diciamo così, delle immondizie avviene alle 5 del mattino. Grazie. E quindi il telespettatore anche questo ci aveva sottolineato. Vero è che in quella zona, se avvenisse in altri orari, probabilmente provocherebbe più di un problema anche al traffico non eccessivo che c'è in quella strada, ma insomma poi dopo non si può avere, come si dice, la moglie, com'è? La botte piena e la moglie ubriaca. Esatto. Questa è invece la situazione in via Locchi, dove proseguono i lavori di sistemazione del marciapiede dove ci troviamo. Questo è l'ultimo tratto per il momento interessato dai lavori. Se poi dopo Franco Torricella si sposterà un attimo, anzi facciamo così, Franco, facciamo vedere intanto i lavori che sono stati fatti, che credo a questo si riferiva l'assessore Babuder prima, no? Vedete che è stato tutto quanto sistemato per quanto concerne il problema delle radici degli alberi, e il marciapiede è stato livellato il più possibile e ci si cammina in tutta tranquillità, anche indossando le sneakers come faccio io adesso, insomma. Quindi questo è quanto è stato fatto dal comune in via Locchi. Se adesso ci giriamo, intanto sì, vi facciamo vedere anche
l'ottimo stato in cui si trova il campo, il campetto di calcio che è intitolato a Massimiliano Starz, e poi dopo l'ex, cos'è quella? L'ex fabbrica macchine, che sembra un pezzo di Kabul piombato su Trieste, insomma, probabilmente anche lì forse c'è il trattato di pace che impedisce di farne qualche cosa, ma come dice il barman di Irma la Dolce, questo è un altro discorso. Allora, se andiamo un attimo avanti, invece, vediamo i lavori che sono in corso nell'ultima parte, nell'ultimo tratto di questo marciapiede. Credo che la corrispondenza sia con via Carli, se non mi sbaglio, quello è l'incrocio, e vedete che sostanzialmente si sta facendo quello che abbiamo detto, cioè si interviene sulla, non sulle radici, ma insomma si livella anche la parte verde del marciapiede, la parte che sta attorno alle radici, e poi si mette a posto il marciapiede. Detta così può sembrare una cosa facilissima, ma in realtà insomma l'intervento è anche abbastanza importante, ecco, insomma. Questo è quello che vi documentiamo oggi. Oggi siamo stati un po' eterodiretti, no? Come si dice. Sono saltati tutti i nostri schemi, ma è bello così, perché così siamo più, come dire, in corrispondenza, Umberto, e in connessione con i telespettatori. Esatto, infatti Luca ti scrive adesso: avrei una domanda fuori tema, ma con questo caldo come fa l'ottimo Mosazzi, che ormai tra un bottino e l'altro è prossimo a prendere il posto del rifiutologo, ad andare in giro in giacca e cravatta? Vorrei avere i suoi non problemi di sudorazione. Scusatemi la battuta, grazie Luca. Quindi no, io ormai ho raggiunto uno stato in cui non esiste più il problema della sudorazione o altro, sono proprio al di sopra di queste cose, per cui va bene. Grazie Umberto. Allora, tra poco, e intanto agenzia ANSA batte adesso, la benzina sale ancora, il self in autostrada 2019, i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verde meno cara è nelle Marche, questo è un problema, no? Un grande problema. Posso dire ancora una cosa? Prego. La ringrazio. No, riguardo al discorso dell'immigrazione e così via, no? E dell'integrazione, ancora una volta. E la convivenza, diceva la signora. E della convivenza. No? Ma certo che lì è il punto, la convivenza, no? La convivenza si costruisce, la convivenza non è automatica. Convivenza prevede sforzi, prevede impegno, responsabilità, dalla famiglia alla parrocchia, dal lavoro, ovunque sia. No, ma una battuta che mi è piaciuta molto, una vignetta che mi è arrivata sullo smartphone di un papà che chiede al figlio: ma quanti stranieri ci sono nella tua classe? E il bambino risponde: ma veramente ci sono solo bambini. Ecco. Quindi forse dobbiamo ripartire anche da questa semplicità, un po' infantile, un po' ingenua, se vogliamo, però anche molto vera. Ecco, vediamo che, almeno la mia esperienza è di rompere le dighe, cominciare a conoscere, a capire, a parlare, a colloquiare, a fare amicizia. Crollano tanti muri, tante insicurezze, tante paure, e ci si ritrova. Ripeto, anche questo sforzo politico, che sembrava facile, di fare una consulta degli immigrati raccomandata dall'Unione Europea da tantissimi anni, è stato fatto da maggioranza e opposizione, sindaco di piazza, glielo riconosco, ed ha portato un beneficio, soprattutto una maggiore area di riconciliazione e di pacificazione con tante persone. Quando ho visto i consiglieri, che non costano nulla al comune, i consiglieri della consulta non costano nulla, li ho visti schierati lì, ho detto: beh, insomma, abbiamo fatto un bel passo insieme. Vi faccio vedere a maggior ragione anche il quotidiano di oggi, piccolo per quel che ci riguarda, ma su un tema nazionale che è quello della benzina alle stelle, il boom di accise, l'estate dei record per le casse dello Stato, cioè guadagni di più, no? A fine stagione previsti incassi per 2,2 miliardi, l'avevamo letto stamattina, la strategia di Urso per questi rincari. I prezzi alla pompa di benzina corrono nonostante l'obbligo di esporre ai distributori i cartelli con il prezzo medio dei carburanti. Questo l'avevamo detto tutti, e poi sarebbe
servito a poco. Il ministro Orfurso difende la strategia del governo. Il prezzo industriale della benzina depurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri paesi europei come Francia, Spagna e Germania. E per quanto riguarda i cartelloni, per il ministro del Made in Italy si tratta di una misura risultata pienamente efficace che ha consentito in un sistema di mercato di contrastare la speculazione dando piena trasparenza e quindi consapevolezza e capacità di scelta al consumatore. Avremo il prezzo più basso degli altri paesi, però purtroppo il risultato è comunque, molto elevato. Di quello che tocca agli altri, no? Sì. Sì, ma io penso che qua, su questa vicenda qui, ma non solo su questa, manchi veramente la capacità tra maggioranza e opposizione di guardare le cose nel loro insieme. C'è troppo arroccamento, mi pare, sia da una parte che dall'altra, forse mi permetto di dire più dalla parte della maggioranza. Cioè bisogna guardare in faccia la realtà, non si possono fare promesse che non vanno mantenute neanche minimamente, e dobbiamo renderci conto che l'inflazione colpisce soprattutto chi è già in difficoltà, e su questo tema è che dobbiamo colloquiare di più. E sappiamo bene cosa vuol dire salario minimo, il 75% degli italiani lo chiede. Io spero che su questo tema, ecco, ci sia una convergenza, come dire, esemplare da parte delle forze politiche e non un contrasto sistematico. Se mi dai il computer audio e video, Marco, vi faccio vedere cosa è successo nelle scorse ore in Piemonte con questo nubifragio a Venaria Reale e insomma nuovamente abbiamo visto Bardonecchia, no? L'altra mattina, proprio le immagini scioccanti della valanga di fango, e questo è il nuovo nubifragio documentato da un residente in questa zona di condomini. Non sento l'audio, però so, peccato, perché vediamo se riusciamo a riproporlo. Eccolo qua. Ecco, grazie Marco, e così diamo l'idea della potenza di questo nuovo nubifragio. Vi ricordo il caldo record previsto per i prossimi giorni, insomma, oltre i 34 gradi, 32-33, insomma, tra lunedì e martedì, e poi già prevedono grandinate a fine mese, poi dopodiché non so appunto quanto le previsioni ci possono aiutare. Sentiamo la telefonata, pronto? 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 Prego signora, dica tutto. Senta, io vorrei chiedere una cosa. Martedì sono stati fatti fuochi in tutto il Friuli, iniziando da Muggia, finendo in paesini del Friuli. Fuochi d'artificio? Ha detto fuochi d'artificio? Sì. Muggia non ha fatto fuochi d'artificio, però. Parlo di amministrazione. A me mi hanno detto di sì. Non so, l'amministrazione comunale no. Però sono già 2 anni che, insomma, a Trieste, a parte il Covid, lasciamo stare, sono 2 anni che a Trieste i fuochi non si vedono. Lei vorrebbe fuochi d'artificio? Non solo io, guardi, eravamo giù in marina ad aspettare i fuochi, in migliaia di persone. Lo so signora, ci torneremo, questa stessa domanda, diciamo, no, sull'attesa, la previsione o meno di fare i fuochi, arrivò quando era ospite il sindaco. Lo fanno in anche piccoli, non vedo perché Trieste, come una città piena di turisti, che era piena di turisti, è piena di turisti, non è stato fatto una cosa del genere. Sì, sì. Guardi, è stato uno dei temi di queste giornate, in effetti, però le ripeto, esattamente l'amministrazione comunale di Trieste, come quella di Muggia, non ha fatto. Abbiamo, ci hanno documentati, era Grado, diciamo, la prima più vicina, mi pare che facesse i fuochi di Ferragosto, e è stata una scelta discutibile, sicuramente, perché appunto vedo che c'è stato un grande dibattito, insomma, però nella città turistica vogliamo i fuochi, poi se ci sono ci lamentiamo, sono il solito discorso, però grazie signora. No, vabbè, non va mai bene. No, vabbè, però io anche penso che ci dovrebbero essere, no, è giusto, una bella festa. È simpatica, certo. Come Enrico, come già detto, nel mio stabile conviviamo con questi extracomunitari, vi garantisco che non è un bel vivere, quindi dice sporchi, maleducati, incivili, buona giornata, finitela di difenderli, insomma ci va pesantissimo Enrico. Ma io penso che posso smentire questa persona 1000 volte, no, perché non ho incontrato sulla mia strada tutta questa bruttezza. E comunque ben distribuita tra orientali e occidentali, anche noi ce la mettiamo tutta, ecco. Giustamente sul piccolo oggi si segnalava un turista che era in costume da bagno passeggiando per la,
per la città, per esempio. Ecco, ci sono anche cose disdicevoli, sgradevoli fatte da noi, riconosciamolo, e riconosciamo che comunque non si torna più indietro, cioè la situazione è incontrovertibile, non c'è, ed è irreversibile. Si tratta invece di prendere le misure di questo. Il rifiuto porterà soltanto a maggiore stanchezza e porterà a maggiori nevrosi, insomma. Sono le 9.44, vi ricordo 040-977-8910, la mail svegliatrieste@tele4.it, la benzina, i prezzi volano, ancora un flop, le misure antirincari, record di 2.7 sulla Milano-Varese, poi qua Repubblica.it riporta anche il caro vacanze, i biglietti per le attrazioni che sono saliti del 21%, quindi anche le attrazioni, non solo il biglietto aereo, non solo il costo magari dell'albergo, non solo la benzina, ma anche gli ingressi in determinati luoghi, insomma, quest'anno. Sono delle conseguenze anche della guerra e di tutto quello che ci troviamo attorno, insomma. Ucraina, nuova spallata di Kiev, ma gli alleati temono che la guerra duri anni. Qua vedete retroscena raccontata da Repubblica. Le ferie in barca di Meloni, la vacanza albanese, giallo su una cena con Blair, l'avevamo mostrato poco fa questa mattina, e poi ovviamente questa foto che pubblica il quotidiano. Va bene, andiamo con l'altra telefonata che è in attesa. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, parla, mi chiamo Luciano. Prego, sono Luciano. Qua nei paraggi di Piazza dei Foraggi. Ecco, poco tempo fa, con somma gioia, insomma, hanno riaperto la galleria di Piazza Foraggi. Sì. Però non è stato ripristinato il tabellone, come, non so come chiamarlo, dove erano indicati tutti i numeri delle linee, è muto, e la gente si domanda quando passa il bus, quando non passa, ecco, se si può ripristinare, perché prima funzionava regolarmente. Sì, questo attiene a Trieste Trasporti, però sì, ho fatto bene a dirlo. Sì, certo, certo. È molto comodo sapere. Grazie Luciano, un abbraccio, buona giornata. Sì, sì, sì. È molto comodo questo. Segnalo la pericolosità del marciapiede che c'è dopo la nuova rotonda davanti al cimitero di Sant'Anna, direzione Piazzale Valmaura, subito dopo il sottopassaggio, nel breve tratto dove è già previsto lo spostamento della fermata dei bus. C'è già la pensilina nel tabellone, il marciapiede ha così tante buche piuttosto profonde che è pericoloso passarci, in particolare con carrozzine, e poi il rischio di inciampare e cadere. A ciò si aggiunge spesso il posteggio, dice, selvaggio di automobili. Maria, grazie. Non so se era il punto che avevamo tra l'altro raccontato, sì, con Bernardo Gulotta l'altra mattina. Paolo dice, la sinistra ha governato negli ultimi 5-10 anni, come mai non ha fatto nulla per il salario minimo e ora soffia tanto sul fuoco? Anche questo è... Ma se posso rispondere a questa persona, a questo signore? Molto semplicemente c'è un'imprecisione in questa frase fatta, rifatta, sentita e risentita. Non ha governato solo la sinistra, ci sono stati dei governi misti con Lega, 5 Stelle, Forza Italia... quindi dire che ha governato per 10 anni a sinistra è una grande imprecisione storica e politica. Sì, cioè, come dire, era sempre presente, no? Sì. Non lo era nel Conte 1, senz'altro, posso dire che, dal Conte 2 in poi. Ha sbagliato in questo, essere sempre presente, perché bisognava andare a votare prima e si aveva un chiarimento. Il chiarimento è avvenuto e adesso le cose sono diverse. Personalmente non mi dispiace, dico la verità, perché... Cioè non le dispiace avere la destra, i palazzi destra, e il potere sono logoranti, ah, per chi, okay, ce li ha, okay, per chi ce li ha. Quindi adesso vedremo da qui a qualche anno cosa succede. Ma sicuramente non ha governato solo la sinistra, questa è un'imprecisione, va detta, insomma, no? Ma è stato un governo misto con la Lega e Forza Italia, che hanno in questo senso, soprattutto la Lega, impedito che il salario minimo venisse fuori. E sentiamo se è già pronta la telefonata subito, poi le chiedo una cosa di galleria di Piazza Foraggi. Pronto, buongiorno. No. Allora, mi ascolti dal telefono, tolga l'audio della televisione, perché sennò arriva almeno un minuto dopo e quindi ci parliamo fino a stasera per riuscire a capirci. Dai. Pronto? Prego. Pronto? Niente, via, via, perché sennò stiamo qua tutta la giornata. Sì. Oggi ha visto, c'è la foto, mi pare, anche sul piccolo, la segnalazione è arrivata a noi, dubbi che spesso qualcuno magari può avere enucleato, e dicono che quelle luci che a Piazza Foraggi, sì, della galleria, siano paradossalmente, sì, troppe o diano fastidio. Bene, io sono tra i triestini
dell'Est, perché abita a Valmaura, che hanno riabbacciato i testini dell'Ovest con la riapertura, secondo una battuta che il sindaco me la perdonerà. Dunque, sì, c'è questa polemica. Ma dico la verità, si è molto ristretta sta galleria e queste luci sono un po' fastidiose guidando, però per carità, adesso non credo che sia un problema, il problema dei problemi. Su questo non c'è. Assolutamente, cioè, vediamo se c'è una tenuta soprattutto della galleria alla lunga di fronte a eventuali rovesci, eventuali allagamenti. Questa è la cosa più importante, il resto insomma è superabile. E c'era poi l'articolo che riguarda la Sauro Spaccini e gli spostamenti, sì. Vuole su questo, eccola qua, attesa per il verdetto a fine mese, qua sono la gara da 6 sì. milioni per quanto riguarda le imprese che appunto si occuperanno di questa messa a posto del rinnovamento delle Beh, è stata una vicenda un po' fastidiosa, un po' così, c'è stata un po' di frenata, mi sembra di aver capito, a parte della maggioranza, e per dire la verità i consiglieri di opposizione hanno cercato un po' di mediare tra la popolazione, i genitori e anche il comune. Ma se queste sono le notizie, seppur all'ultimo istante, perché la scuola comincia fra un mese, anche meno, va bene così, insomma, no? Si tratta soltanto di creare una situazione anche di, come dire, di piacere o comunque di snellezza anche nei trasporti da parte delle famiglie. E tutto il problema sempre di ascoltare la cittadinanza quando si fanno delle scelte di trasporto o comunque delle scelte urbanistiche. Vediamo se ora riusciamo a proporre la telefonata alle 9.50. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Claudia da Udine. Claudia, prego. Come seguo per le varie trasmissioni anche delle prossime fonte di energia, i pannelli solari rivolti all'insù, visto tutto questo calore, tutto questo vetro rivolto all'insù, non ho mai sentito da nessuno cosa possono provocare, perché si sa il vetro, la terra è la terra, la pietra, il vetro prende anche fuoco col vetro, col vetrino, no? Allora, cosa fa con tutto questo calore che abbiamo? Cioè, lei dice, può avere, non ho mai sentito nessuno. Ma lei dice, può avere un impatto, insomma. Niente, non mi sente. Mi sente, Claudia? Tutti questi pannelli, ecco. Niente. Buongiorno. Va bene, grazie, buongiorno. Non so, ho capito se intendesse che ha un impatto sul clima, un impatto sul calore, quindi il riscaldamento, insomma, più o meno la stessa cosa, o un impatto di un rischio incidenti. Purtroppo questo c'è e l'abbiamo visto, però insomma non sono un tecnico. No, assolutamente, nessuno di noi due credo è in grado di rispondere. Allora, Umberto, dove siete adesso? Mi senti? Io non lo riconosco ancora, no? Va bene, Umberto, appena sei pronto ci colleghiamo con te. Perché no, l'Ausonia, no? Già, è vero, l'Ausonia è il detto. Zona Ausonia, esattamente. Sì, c'è la fermata allora, della 9. Appena, appena sei pronto, che tanto noi stiamo guardando le immagini, che era appunto un'altra segnalazione raccolta in queste ore, quindi ne parleremo tra pochissimo. Ah, ok, allora va ibridato Umberto, quindi fammi sapere quando è pronto Marco Calabrese, quindi mi dite voi. Il dato, questo 8 milioni spesi in città, vuole dire qualcosa anche sul fronte del film di Amazon? Ma guardi, io sono sempre stato molto favorevole alla diffusione di immagini della nostra città in giro per il mondo, in qualunque modo sia possibile. E credo sia stato decisivo, guardi, che c'è Bosazzi che sì, sta adesso, chiedendo. Adesso andiamo. Umberto, sei pronto? Mi senti? No. È una finta. Adesso in giacca e cravatta, come direbbe il buon Luca, quindi dovrà fare il bagno, immagino. Pronto? Sì. Chi parla? Ah, perfetto, ecco, sì. No, volevi, sì, pronto... Parla Mario Pio, con chi parla, con chi parlo io. Allora, vai. Ultimo breve flash anche qui per su sollecitazione di una telespettatrice che, devo dire la verità, mi ha fermato in un supermercato e ci chiedeva di far vedere la fermata dell'autobus in corrispondenza del bagno Ausonia. Ora, la situazione di la situazione odierna non è particolarmente
degradata come la signora mi aveva annunciato, anche perché probabilmente essendo presto al mattino c'è anche questo da tenere in considerazione. Però oggettivamente, se andiamo dietro il palo della fermata, si può vedere che questa, insomma, il tronco dell'albero viene utilizzato anche un pochettino come immondezzaio, ecco, insomma, non è un bel vedere. E se ho capito bene quello che mi sottolineava questa nostra telespettatrice, con il passare delle ore la situazione diventa un pochettino più grave e più brutta da vedere. Ancora Franco Torricella ci fa vedere la più che altro c'è una riqualificazione attorno a questa fermata, che è in corrispondenza dell'ex etnoblog, esatto, se non mi sbaglio. Sì. Io, Ferdinando, siccome non sento, non ho ritorni audio, a questo punto io davvero riceverei la linea, perché penso che abbiamo documentato a sufficienza anche questa situazione che, ripeto, ci è stata segnalata da una telespettatrice. Va bene, grazie Umberto. Sentiamo la telefonata, poi Magnelli. Pronto? Buongiorno? Pronto? Dai, su. Ah, ok, forse non ha avuto pazienza di attendere. Diciamo. Quella è l'area in cui, appunto, sì. Poi tra l'altro è previsto il Parco del Mare, cioè sono previste una serie di cose che attendono, computer, che la città attende e che dovrebbero completare tutta la riqualificazione. Cosa dice? Ma è una zona molto, molto frequentata, mi ci rendo conto andando a Ausonia, che è una zona molto frequentata, sia tra la Lanterna sia l'Ausonia, e più in generale un po' l'inizio della Marina, poi quindi... Dove si va? Si va lì anche a portare amici, parenti che vengono da altre città, e dopo si fa la passeggiata fino a Piazza Unità. Va sicuramente riqualificata, bisogna stare un po' attenti a questi depositi, come dice giustamente Umberto Bosazzi, e le segnalazioni. Però, insomma, nel complesso mi sembra piuttosto ancora abbastanza ordinata, insomma, ecco, come zona. Allora, l'avevo interrotta sulla questione del film di Amazon, è vero, abbiamo detto già prima come abbia portato dei disagi, però comunque sul territorio... Sì, ha portato anche un vantaggio economico, ma su questi non c'è alcun dubbio, nessuno può essere contrario a questo genere di cose, a questi progetti. No, va detto comunque che sì, c'è stato un disagio, è notevole, da quello che ho capito, io non l'ho patito tanto più di... Ma comunque molti si sono lamentati, perché veramente c'erano sbarramenti un po' dappertutto. Ma detto questo... Sicuramente è bene che ci siano queste progettualità anche cinematografiche, perché hanno una loro valenza anche culturale, anche geografica e comunicativa. Resta comunque un tema, no? E questo lo rimando, passo la palla al sindaco e alla maggioranza. Trieste non può essere soltanto una città di film e di turismo. Trieste è una città assolutamente mitteleuropea, una città dove deve campeggiare di più sicuramente anche l'industria, il commercio, le aziende, l'artigianato, la vita lavorativa, la scuola. Io vengo dalla scuola e so i problemi che c'erano a scuola, e mi dicono che sono anche cresciuti. Quindi c'è tutto un bagaglio, ecco, di attenzioni anche verso chi sta peggio, perché non dimentichiamoci di queste persone, sono triestini, sono anche persone che stanno patendo la solitudine e hanno delle difficoltà. Quindi Trieste è una città complessa, non si può risolvere tutto con quattro battute. Abbiamo un minuto, vediamo se chi è al telefono riesce ad andare rapido anche con la domanda. Con chi siamo? Niente, sento ancora la televisione. È una cosa che mi manda i pazzi. Va bene, se non toglie l'audio dalla televisione non ci sentiremo mai. È l'unica legge che si fa più o meno da 15 anni. Prego, dai. Pronto? Tolga l'audio della televisione. Pronto? Via. Era già chiaro, come ogni mattina, che non riusciamo a sentirci con questo telespettatore. Volevo far vedere appunto ancora un'altra notizia, diciamo, delle ultime ore a Mondovì, sempre Piemonte. Vediamo se riusciamo. Uccide a coltellate il padre, un amico di famiglia, poi fugge nei boschi, caccia l'uomo vicino a Cuneo. Questo appunto per
quanto riguarda il Piemonte, ma è una caccia in corso, e tornare sul quotidiano per far vedere soltanto una cosa ancora di cui ho già letto in mattinata, visto che parlavamo di giovani, che è il tema purtroppo della droga e come incida anche sulle nuove generazioni negli ultimi anni, in particolar modo con un'ulteriore crescita. Ma guardi, finisco volentieri, nel senso che è un tema che mi interessa moltissimo, ma non volentieri perché è un tema dolorosissimo. E io considero l'emergenza educativa e affettiva, aggiungo, educativa ed affettiva, come una delle grandi priorità di questa società. Questa società ha un gap terribile da questo punto di vista. Gli adulti devono farsi un grossissimo esame di coscienza, e mamme, papà, nonni, chiunque sia, perché i ragazzi non si sentono amati, ascoltati e capiti nella loro vita generazionale, che è diversa, molto diversa, dalla nostra vita generazionale. L'emergenza educativa, come credo dica, non devo ancora leggere, ho solo visto il titolo della dottoressa Balestra, l'emergenza educativa è fatta di mille attenzioni, di segnali da cogliere, di sguardi, di sorrisi e anche di pianti in comune, comunque di grande confidenza. L'amicizia deve nascere anche in famiglia, e quindi l'emergenza deve riguardare la scuola sicuramente, ma un po' tutti gli ambienti, anche lo sport, non parliamo delle parrocchie, ecco, e siano tutti attenti alla sorveglianza, attenzione, in una sorveglianza maniera, certo. Ma sì, ma non oppressiva ma affettiva. Grazie a Silvano Magnelli, Presidente del Partito Democratico di Trieste, per essere stato con noi. A voi tantissimi per le mail, le telefonate anche questa mattina. Ci vediamo domani dalle 7:10, vi ricordo alle 13 il Pre-TG, 13:20 il telegiornale, che poi torna alle 19:30, 20:30. Tra le 18 e le 19 Trieste in diretta. Grazie, buona giornata.